Buon pomeriggio amici di Radio Calcio Lombardia dallo stadio comunale di Mapello. Siamo in diretta per raccontarvi la 32esima giornata del campionato della Lega Nazionale Dilettanti, che oggi può eleggere la sua regina nel girone B, il Piacenza, impegnato in trasferta in territorio bergamasco contro il Mapello Bonate. Serve un punto agli uomini di Franzini per festeggiare la matematica promozione in Lega Pro. Entusiasmo alle stelle, alle nostre spalle, con i tantissimi sostenitori giunti dall'Emilia questo pomeriggio, sono circa un migliaio. Ecco che le squadre in questo momento stanno facendo il loro ingresso in campo agli ordini del direttore di gara, che sarà il signor Jacopo Tolbe di Salerno. Splendida sbandierata, tutta biancorossa alle nostre spalle. Piacenza che scenderà in campo con il tradizionale completo biancorosso, completo invece tutto nero con inserti gialli per il Mapello Bonate, penultimo in classifica, quota 25 punti, ha bisogno di almeno un pareggio per rincorrere la zona play-out, la formazione allenata da mister Crotti. Andiamo immediatamente alla lettura delle due formazioni, partendo dal Piacenza, 4-3-3 per Franzini con Pierpaolo Boccanera in porta, difesa 4 con Di Cecco, Silva, Sentinelli e Colombini. In mezzo al campo Saber, Togordò e Minincleri, davanti insieme a Capitan Matteassi ci sono il capocannoniere Adriano Marzeglia e Stefano Franchi. Risponde il Mapello con quello che dovrebbe essere un 4-3-1-2, Tenderini in porta, difesa 4 con Adiansi, Bergamini, Bettoni e Crociati. A centrocampo Zanga, Piccinini e Pesce, sarà Nicolò Esposito probabilmente a giocare alle spalle della coppia d'attacco formata da Cassani e Giorgio Recino. Foto di rito per le due formazioni, il Piacenza la fa con l'intera rosa, è già pronta la festa per questa sera in Emilia, festa programmata in Piazza Cavalli e poi in un noto locale di Piacenza questa sera. Vi abbiamo detto, basta semplicemente un pareggio per una squadra che arriva da due vittorie consecutive in trasferta, imbattuta da ben 24 giornate, un'unica sconfitta in questa stagione nel turno infrasettimanale di novembre contro la Varesina. Sembrano davvero esserci tutti i presupposti per festeggiare già questo pomeriggio la matematica promozione in Lega Pro, e sarebbe un record, mai nessuno ha festeggiato con così tante giornate d'anticipo, verrebbe battuto il record di Gubbio di qualche stagione fa. Piacenza che attaccherà dalla destra alla sinistra della nostra postazione, oggi davvero particolare, siamo di fatto a una decina di metri dalla riga di fondo. Calcio inizio che sarà del Piacenza, dovrà difendersi il Mapello Bonate, che sembra inizialmente disposti a 5, almeno con questo calcio inizio della partita, con Zanga che sembra prendere la posizione esterno adesso di difesa. Si parte allora questa super che domenica sulle frequenze di Radio Calcio Lombardia. Ricordiamo che potete seguire questa partita sulla nostra pagina Facebook, su www.spreaker.com/radiocalciolombardia e anche su Twitter. Subito una rimessa laterale in favore del Mapello, tra pochissimo ci collegheremo anche con lo stadio Breda di Sesto San Giovanni, dove c'è il nostro inviato Mattia Riva, che seguirà un'altra sfida molto importante di questa giornata di campionato, quella tra Prosesto e Pergolettese, che vale per i padroni di casa soprattutto in chiave play-out. La Pergolettese invece, dopo aver sperperato tantissimi punti in casa, rincorre il sogno play-off. Prima azione d'attacco in favore del Mapello Bonate, che spinge sulla corsia di sinistra con un buon guizzo da parte di Crociati, traversone che viene deviato. Insiste la formazione di Crotti, allargato il pallone sulla destra per Zanga, traversone storto del numero 7 che si perde direttamente sul fondo. Inizia la partita con giusto spirito, però la formazione bergamasca, che in casa ha il secondo peggior rendimento di tutto il campionato, 3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo successo è datato 23 gennaio di quest'anno nel derby tutto robico contro il Ponticciolo, la vittoria per 2-1. Nelle ultime due però in casa il Mapello non ha trovato la via della rete, pareggiando contro la Folgore Caratese e perdendo contro la Virtus Bergamo. Prima della sosta del campionato di settimana scorsa è arrivato il KO pesantissimo sul terreno di gioco dell'Inver 1 per 4-0. Prima azione d'attacco del Piacenza, lo seguiamo in diretta con Franchi, numero 10, che si appoggia in mezzo al campo a Togordò. Pallone smistato sulla corsia di destra per la sovrapposizione di Cecco. Capitan Matteassi va a puntare in uno contro uno Adiansi, palla per Saber, tocco di ritorno per Di Cecco che prende la riga di fondo, traversone molto interessante sul secondo palo, cerca di coordinarsi per una conclusione al volo Minincleri, preferisce poi tornare indietro il numero 11, si ripassa da Matteo Colombini, che oggi prende il posto di Contini, che è squalificato come del resto Cazzamalli. È in panchina anche Marco Ruffini, uno dei grandi protagonisti della cavalcata biancorossa di quest'anno, che ha le presa con un problema muscolare e non è stato rischiato questo pomeriggio da Franzini.
sinistro di Franchi respinto, pallone che giunge sui 30 metri a Saber, pallone allargato sulla destra per Di Cecco. Piacenza che, come detto, per festeggiare ha bisogno semplicemente di un punto, ma potrebbe bastare anche una sconfitta nel caso in cui il Lecco non batterà l'Inverno in casa. Vi aggiorneremo naturalmente anche con i risultati derivanti dagli altri campi. 2 minuti e 35 sul cronometro, recupera la palla il Mapello, verticalizzazione a cercare il movimento di Recino. Sarà un pomeriggio complicato quello dell'attaccante milanese schierato insieme a Cassani, che però dovrà dare man forte a centrocampo. Di fatto sarà l'unico punto di riferimento là davanti Giorgio Recino, 29 anni, per lui 10 gol in campionato, di cui però solamente uno realizzato in casa nella prima giornata, quella contro la Bustese. Pallone che viene allontanato da Minichieri, di fatto addosso alla nostra postazione, rimessa laterale che viene battuta da Zanga. Portapalla il numero 4, Matteo Piccinini, playmaker del Mapello, che rischia, perde ingiuramente il pallone. Ripartenza di Piacenza con Saber, siamo ai 25 metri, può calciare Saber, va col destro, pallone respinta, ancora Saber, ci riprova. Pallone che si perde sul fondo, non c'è il tocco secondo il guardaline. Gioco che riprende la, quindi non ha rimessa dal fondo. Due guardaline che sono il signor Andrea Niedda di Iozieri e Maurizio Fais di Verbano Cusossola. Direttore di gara, abbiamo detto, Jacopo Tolve della sezione di Salerno, alla sua seconda annata nella CAN DD. Nessun precedente con queste due formazioni in stagione. Ha arbitrato due partite nel girone B, quella tra Grumellese e Oginatese finita 1-0 e quella tra Virtus Bergamo e Pergolettese finita 0-2. Ironia della sorte, tutte tra le partite giocate in territorio bergamasco. Rimessa laterale guadagnata dal Mapello, che prima ha rischiato sull'errore in ripartenza di Piccinini, che ha mancato l'aggancio con il piede destro, si è involato Saber, che poi però ha concluso addosso a Bettoni. Davvero incessante il tifo qua alle nostre spalle da parte dei sostenitori del Piacenza quando siamo giunti al quarto minuto di gioco in questo primo tempo. Piacenza che ha vinto l'ultima trasferta giocata nel derby contro il Fiorenzuola il 2 marzo nel turno infrasettimanale per 3-0. Come detto, l'unica sconfitta di questo campionato è arrivata proprio lontano dal Garilli, era il 14 di ottobre, 1-0 contro la Varesina. Da lì un cammino semplicemente perfetto. Piacenza ha dei record davvero, che sta battendo tutti i record possibili e immaginabili della storia della Serie D, al media punti 2,6, ancora meglio di Parma e Venezia. Parma che rispetto al Piacenza può vantare il fatto di non aver subito nessuna sconfitta in questo campionato, però ha 75 punti contro gli 82 del Piace, che ora attacca con Marzella, tocco di ritorno per Di Cecco, calma, calcia Franchi dal limite dell'area di rigore, pallone che si perde di qualche metro sopra la porta difesa questo pomeriggio da Luca Tenderini, estremo difensore del Mapello, arrivato da gennaio dalla Virtus Vecomp, per lui 14 presenze e 25 gol subiti. Mapello che ha la seconda peggior difesa di tutto il campionato con 52 gol al passivo, solo il Sondrio ultimo ha fatto peggio. Mapello che nonostante questo però non è lontano dalla zona salvezza, il Fiorenzuola è distanziato di 5 punti, servirà davvero un grandissimo finale di stagione per evitare la caduta in eccellenza. Minichieri si appoggia indietro a Matteo Colombini, si riparte dal piede saggio di Antonito Gordò, di nuovo Colombini, prende campo il numero 3, appoggia Minichieri, traversione dal fondo, molto interessante, non c'è la Marzella, poi molto bravo sul secondo palo il numero 3 del Mapello Bonato, Marcello Adiansi a spedire il pallone in calcio d'angolo, tiro dalla bandierina numero 1 in favore del Piacenza, quando siamo giunti al sesto minuto di questo primo tempo. Sul punto di battuta andrà come al solito con la maglia numero 5 il centrocampista di Marsiglia Antonito Gordò. Occhio agli specialisti nel gioco aereo del Piacenza, Sentinelli, Marzella, anche Saber è pronto, traversone all'altezza del dischetto del rigore, esce con il pugno Tenderini e mette il pallone in fallo laterale alla parte opposta del campo. Rimessa che viene battuta da Colombini praticamente a 5 metri dalla nostra postazione, non è facile oggi in prospettiva raccontarvi questa partita, ci proviamo comunque. Apertura sulla destra di Silva, Di Cecco, Saber, cerco centrale del campo, allarga per Togordò, tocco di ritorno per Matteassi, alza la testa il capitano classe 1979, spinge Matteassi, traversone deviato, calcio d'angolo numero 2 in favore del Piacenza nel giro di pochi minuti. Matteassi uno dei grandi protagonisti di questo campionato, reduce dalla promozione con la maglia del proprio Piacenza, di quella pro faceva parte oltre che il tecnico Arnaldo Fanzini anche Cazzamalli, Silva, Franchi, di fatto un proprio Piacenza 2 che quest'anno davvero ha compiuto una
cammino straordinario, non c'è stata davvero storia in questo campionato. Traversone di Minincleri, troppo lungo per Sentinelli, pallone che viene allontanato dalla difesa del Mappello, ma come ci si poteva attendere è un monologo biancorosso. Colombini, Di Cecco, alza la testa al numero 2, sciabolata profonda dalla parte opposta del campo per Franchi, pallone però troppo alto, si alza puntualmente la bandierina del signor Agnieda, quindi rimessa laterale che verrà battuta tra pochi secondi da Zanga. Viene incontro il numero 8 Nicolo Pesce, ancora Zanga che gioca effettivamente da quinto di destra in difesa, è di fatto un 5-3-2 quello del Mappello, molto abbottonato, non poteva però essere altrimenti di fronte alla capolista e assoluto dominatore di questo campionato. Si è voluto un po' coprire Nicolo Crotti, la speranza di portare a casa almeno un punticino che sarebbe molto prezioso in chiave di retrocessione. Carambola al limite dell'area di rigore con l'errore di Sentinelli, se la cava però la difesa del Piacenza, è proprio Sentinelli che allarga sulla sinistra per Minincleri, manca nell'aggancio il numero 11, fortunato nella carambola, si va a guadagnare la rimessa laterale. Franchi indietro per Colombini, avanza Sentinelli, Silva allarga sulla destra in questo momento per Di Cecco, si ripassa ancora da Silva. L'ultimo precedente da queste due formazioni qui a Mappello è datato 16 febbraio del 2014, vince in maniera incredibile Mappello 4-3 con tripletta di Jordan Pedrocchi, ora centrocampista del Pontisola. Era però un altro Piacenza, allenato da William Viali, una stagione assolutamente deludente per gli emiliani che quest'anno invece hanno, grazie ad un mercato straordinario portato avanti dal presidente Luigi Mombrini, un'autentica corazzata che ha stroncato il campionato già da novembre con la vittoria contro il Lecco nello scontro diretto del Garilli. Matteassi, finta al traversone il numero 7, eccolo che arriva, interessante colpo di testa di Franchi che si mangia un gol clamoroso al nono minuto, completamente dimenticato sul secondo palo Franchi, si era liberato forse con un fallo di Zanga che adesso rimane a terra. Vengono chiamati i medici del Mappello per verificare le condizioni fisiche del difensore aerobico, era completamente solo Franchi di testa con Tenerini fuori di causa, non ha trovato però lo specchio della porta deviando il pallone di poco sopra la traversa. Prima ghiotta opportunità per gli emiliani al nono minuto di gioco di questo primo tempo. Si resta sullo 0-0. Vengono prestate le cure del caso al difensore del Mappello Bonate. Decimo minuto di gioco, sempre 0-0. Ecco che siamo in collegamento con Mattia Riva in diretta dal Breda, avevo preannunciato che eri in collegamento per seguire la diretta di Prosesto Pergolettese dopo 10 minuti, come va questa partita? Il mismo perfetto, Manuel ha appena preso una clamorosa traversa da Prosesto con Cognoli, impiccato benissimo dalla sinistra da Colonnetti, è andato in spaccato con il destro, palla di sua traversa così da Maruma, partita che adesso bloccata, c'è stata questa unica occasione per adesso. Ecco, spero che la tua voce si senta perché è davvero incessante il tifo dei sostenitori biancorossi posizionati pochi metri alle nostre spalle. Nel frattempo il gioco è ripreso, se vuoi puoi andare con le due formazioni in campo. Sì, allora Manuel, a Prosesto c'è stato qualche cambio rispetto alla vigilia, che sono un classico 4-2-3-1, perdiamo la porta da destra verso sinistra, adesso presa con Conte, con Pinocchio, Sperri, Erba, centrocampo su Magalli, Corti. I tre dietro la punta sono Martino, Brognoli, Colonnetti e Lazzaro, che diceva unica punta. La Pergolettese invece, formazione confermata rispetto a quella che era la vigilia, Donnarumma portiere, Lanzi, Anelli, Tacchinardi, di punti di difesa, Brunetti, Colbino, Aldossi, Unasco e Valentia Rossi in attacco invece. Ti interrompo un secondo perché c'è un calcio d'angolo in favore del Piacenza. Va dalla bandierina Togordono, schema, pallone indietro per Matteassi che lascia per Franchi che si coordina bene ma scivola al momento della conclusione, pallone che si perde sul fondo, vai, prosegui Mattia. No, dicendo rispetto alla vicina, la Prosesto sono fuori Galliberti e Battistino, loro forse sulla sinistra con Brunoli che scala come centrale dietro. Partita come siamo bloccata, ci sta con lo scudo della Prosesto, adesso vicino per l'altra ma per adesso nulla di fatto, mamma. Perfetto, ci riaggiorneremo più tardi in questa che è una sfida molto delicata soprattutto per la Pergolettese che non si può permettere altri passi falsi in clave playoff. Oggi sono squalificati Cesca e Tacchinardi, hai visto il tecnico in tribuna? Nel frattempo proseguiamo con la diretta, ci risentiamo più tardi Mattia per un aggiornamento ancora al 12° minuto, sempre 0-0 sui due campi su cui siamo collegati, a tra poco. Perfetto. Palla in verticale giocata adesso per Marzella, seguiamo in diretta l'azione d'attacco del Piacenza, vertice basso dell'area di rigore, preferisce appoggiarsi a Colombini.
tocco indietro per Milinkieri, occhio al numero 11, vediamo se si inventa qualcosa, costretto a ripartire da indietro. Sentinelli alza la testa, il numero 4 del Piace allarga per Silva, completamente libero in mezzo al campo, si appoggia a Saber, avanza giocatore di proprietà della Sampdoria, allarga su Di Cecco, terzino bolognese non trova spazi, costretto con un traversone complicato con il sinistro, la direzione favorisce Matteassi, occhio a Matteassi che può mettere in mezzo un pallone interessante, allontanato da Zanga, siamo ancora però al limite del rigore con Saber che non riesce a calciare, prova a uscire in qualche modo il mappello alle corde in questo avvio di partita. Saber, fallo evidente da parte del numero 8 Nicolò Pesce, ci sarà un calcio di punizione interessante per il Piacenza, siamo circa ai 35 metri, difficile cercare la porta da questa posizione, anche se Togordù ha già segnato 3 gol su calcio da fermo in questo campionato. Invita i propri compagni di squadra a prendere posto all'interno dell'area di rigore del Mappello. Andrà con un traversone in mezzo l'ex centrocampista dell'Albino Leff, per lui 83 presenze con la maglia azzurra tra Serie B e Serie C, con 4 gol all'attivo. Si attende il fischio del signor Jacopo Tolbe. Eccolo che arriva. Bato Gordò. Pallone arcuato che però non viene raccolto da nessuno, giunge comodamente nelle mani di Tenderini, probabilmente uno schema chiamato e non capito dai compagni di squadra. Prova a ripartire il Mappello, con grande fatica però, pallone giocato sulla sinistra da Crociati. In mezzo al campo Piccinini. Poi Bettoni, si appoggia a Pesce. Bettoni in gol nella gara d'andata vinta dal Piacenza per 3-1 al Garilli, anche quello era un turno infrasettimanale. Doppietta di Sentinelli e gol fantastico di Saber da oltre 30 metri a suggellare i tre punti nella gara d'andata per il Piacenza, che ha vinto complessivamente in campionato 26 partite con 4 pareggi e una sola sconfitta, vantaggio che è arrivato addirittura a quota 21 punti sul Lecco. Avanza Mappello sulla corsia di sinistra con Adiansi, prende la riga di fondo il numero 3, è uno dei più positivi in questa via di partita, attraverso interessante sul secondo palo, colpo in testa di Recino, pallone che viene comodamente chiamato e raccolto da Boccanera, può ripartire subito il Piacenza con Sentinelli, appoggio per Milinkieri, avanza il numero 11 a testa alta, Saber, grandissima finta di corpo, manda letteralmente al bar Esposito e allarga poi sulla destra per Matteassi. Milinkieri, cambio di campo molto complicato a pescare il momento di Franchi, pallone che viene raccolto da Bettoni, poi Esposito, Bettoni, Zanga, numero 7 tergiversa, pressato da Franchi, si appoggia indietro a Bettoni, errore in disimpegno del numero 5, allora può attaccare Piacenza con Saber. Milinkieri, grandissima con apertura con l'esterno Mancino, è bravo però a non farsi sorprendere dalla traiettoria del pallone Piccinini, prova a uscire dalla sua tre quarti campo il Mappello ma fa una fatica incredibile la formazione di Crotti, colpo di testa da parte di Cassani, allora possibilità di ripartenza con l'accelerazione di Esposito che viene agganciato alle spalle da un avversario, anzi no, si trattava del numero 8 Nicolò Pesce, calcio di punizione segnalato dal fischietto campano, siamo circa ai 40 metri, un'opportunità per il Mappello per buttare la palla all'interno dell'area di rigore del Piacenza, punizione che verrà battuto tra pochissimo da Matteo Piccinini, centrocampista bergamasco classe 1993, Mappello con una squadra molto giovane, metà media di 20 anni contro i 23 del Piacenza. Ora questa opportunità interessante, in area di rigore sono saliti il numero 6 Marco Bergamini, occhio però anche al numero 5 Bettoni, naturalmente in area si è posizionato anche il bomber di casa Recino. Fischio dell'arbitro, parte Piccinini, pallone sul secondo palo, colpo di testa di Marzeglia che anticipa Bergamini, si impegna Togordò per evitare la rimessa laterale e ce la fa, allora Franchi, grande guizzo con l'esterno destro di Franchi, duello in velocità con Zanga che però è molto bravo a non farsi sorprendere e appoggia indietro per Tenderini, rinvio del portiere del Mappello, Togordò lascia rimbalzare il pallone per il disimpegno di Colombini, poi Marzeglia che viene ad aiutare i compagni dentro la propria tre quarti campo, Adriano Marzeglia in gol in 7 delle ultime 9 partite giocate in trasferta dal Piacenza, autentico trascinatore della formazione biancorossa. In gol anche l'anno scorso qui su questo campo con la maglia del Sereno nel 3-0 con cui la formazione di Sassarini batte il Mappello Bonate. Marzeglia scatenato davvero quest'anno, 19 gol in campionato, solo Franza dell'Ecco ne ha realizzati di più. Questo speciale duello a distanza per la classifica dei capocannonieri del campionato. Bergamini, buon disimpegno da parte del numero 5.
Pallone appoggiato all'indietro per Crociati. Numero 2 si appoggia ancora a Bergamini, uno dei giocatori più esperti in campo del Mappello, 28 anni già compiuti per lui. Va al lancio profondo a pescare la velocità di Cassani, pallone però davvero complicato da mettere giù per il numero 11. Se la cala bene in disimpegno il Piacenza. Sentinelli, Minincleri, si è appoggiato Gordò, liberissimo a sinistra Colombini, eccolo che viene servito indietro per Minincleri. Sentinelli, pallone sulla destra per Silva, apertura molto profonda di Silva a cercare Marzeglia, colpo di testa all'indietro da parte del numero 5 Samuele Bettoni, difensore toscano classe 1989, molto bravo in questa circostanza ad appoggiare indietro per Tenderini, che può uscire comodamente e raccogliere il pallone. Nel frattempo aggiornamento dagli altri campi, dopo un quarto d'ora di gioco il Lecco è in vantaggio sull'Inver 1, gol pesante, nel senso che il Piacenza, se vorrà festeggiare, dovrà obbligatoriamente fare il risultato qua a Mappello, almeno un pareggio. Lecco che rincorre il secondo posto nel duello a distanza contro il Seregno. Fino a questo momento si interromperebbe la striscia positiva dell'Inver 1, che rincorre invece la zona playoff. Zanga, Crociati, in mezzo al campo gioca palla il numero 10 Nicolò Esposito. Ritmo molto basso nella gara, il Mappello dopo una fase iniziale in cui il Piacenza pressava tutto campo riesce con un pochino più di tranquillità a gestire il possesso di palla. Ora però i biancorossi attaccano con Togordò, libero sulla destra di Cecco, c'è la sovrapposizione di Saber, eccolo che viene servito, va per via centrali Saber, stringe centralmente il numero 8, apertura con l'esterno molto interessante, Marzeglia stacca da solo in mezzo all'area di rigore, colpo di testa però senza potenza che giunge comodamente nelle mani di Tenderini, quando se n'è già andato al 19° minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0 a Mappello tra i padroni di casa ed il Piacenza. Le altre gare in programma questo pomeriggio sono Fiorenzuola Ciliverghe, Seregno Ciserano, Caravaggio Folgore Calatese, Lecco Inver 1 come detto in precedenza, Prosesto Pergolettese, Sondrio Olginatese, Pontisola Monza, Bustese Varesina e Grumelese Virtus Bergamo. Squadre che poi osserveranno un altro turno di riposo settimana prossima in concomitanza con le festività di Pasqua, per poi rientrare sulle treni di gioco il 3 di aprile con il Piacenza che sfiderà la Prosesto, Mappello Bonate che invece avrà un derby tutto bergamasco in casa del Ciserano. Mappello ancora deve difendersi dall'attacco di Franchi, tocco molto intelligente, sovrapposizione di Colombini, ecco il traversone dal fondo del numero 3, basso però, viene allontanato. Pallone gestito in qualche modo da Cassani, è una furia Saber in mezzo al campo, davvero straordinario il numero 8, recupera subito il pallone, si appoggia indietro poi a Sentinelli, rimbalzo un po' strano del pallone, riesce comunque a servire Franchi, poi Saber gioca davvero tutto campo il numero 8, allarga sulla sinistra per Togordò, Francese si avvolge indietro ancora una volta per Sentinelli, c'è liberissimo ancora una volta sulla sua sinistra Togordò, eccolo che viene servito, vediamo se il numero 5 si inventa qualcosa, lancio profondo a pescare il movimento di Marzeglia, mette giù palla in maniera molto elegante con il petto numero 9, siamo al limite dell'area di rigore, si appoggia all'indietro e va a prendere posto all'interno dell'area piccola Togordò, lancio profondo per Matteassi, svetta in mezzo all'area di rigore però Bergamini che allontana, poi c'è un fallo non segnalato dall'arbitro nel contatto tra Cassani e Saber, allora può insistere e piace Matteassi, mette giù palla in qualche modo il capitano biancorosso, apertura per Di Cecco che viene travolto da Adiansi, vediamo se l'arbitro decide di andare a fischiare questo calcio di punizione. Per prima cosa si va a sincerare delle condizioni fisiche di Adiansi, che sembra essere uscito peggio di Cecco da questo contatto, evidentemente c'è il fischio, quindi calcio di punizione molto interessante qui per il Piacenza, una sorta di corner colto, andrà sicuramente sul punto di battuta Togordò, che però sembra lamentare un problema fisico, va a parlare con Franzini, indicazione del tecnico di Vernasca, autentico trascinatore di questa squadra, davvero fantastico questo mister che nei 6 anni con il Pro Piacenza ha trascinato la seconda squadra di Piacenza dalla promozione fino alla Lega Pro con una salvezza partendo da una penalizzazione di 8 punti. Dopo un lungo corteggiamento ha accettato di andare a Piacenza nella prima squadra della città, la sta trascinando con una cavalcata trionfale alla promozione Lega Pro. Calcio punizione battuta Milinkeri, in area di rigore carambola, se la cava in qualche modo la difesa del Mappello Bonate col pallone che si perde sul fondo dalla parte opposta del campo. Rimessa che verrà battuta da Colombini.
sesta presenza in campionato per lui, è arrivato da gennaio, dalla primavera dell'Inter. Duetta contro Gordeaux. È pronto poi il numero 5 con un traversone molto arcuato che viene comodamente però raccolto da Tenderini. Fin troppo precisa la traiettoria disegnata da Antonito Gordeaux. 25 presenze per lui in campionato, 5 gol. Le ultime due su calcio da fermo contro Monza e Fiorenzuola. Saber in mezzo al campo mette giù palla. Si appoggia per Togordò. All'indietro per Cicognini. Saber. Si appoggia a Silva. Prova a salire Silva. Sventaglia il campo con un'apertura molto profonda per pescare il momento di Dzeko, che è molto bravo nel dribbling. Insiste Dzeko. Attraverso a cercare Marzeglia, che arriva con un attimo di ritardo alla deviazione vincente. Altra opportunità non sfruttata da Piacenza in questo avvio di partita. Nel frattempo vi do un aggiornamento anche dai campi dell'eccellenza. Verbano 0, Trezzano 1, Sestese 1, Arconatese 0. E poi nel derby il gol di Valtulina per il vantaggio del Legnano contro il Saronno. Ricordiamo che questo può essere un pomeriggio speciale anche per il Varese. Qui basterà un pareggio in casa contro il Vittone per festeggiare la matematica promozione in Serie D. Punto che serve anche il Piacenza, punto che fino a questo momento sta arrivando, visto che siamo al 24esimo minuto sul cronometro, sempre 0-0 a Mapello. Gara assolutamente dominata dal Piacenza, che ha già avuto un paio di opportunità molto interessanti, soprattutto con Franchi. E ora attacca con Marzeglia. Numero 9 attende l'arrivo di Franchi. Ecco che viene servito il numero 10, può stendere centralmente, prende invece la riga di fondo, traversone con il sinistro molto profondo, fin troppo. Minincrede questa torre in cuore del pallone dalla parte opposta del campo. Poi Saber, palla in verticale per Dzeko. Siamo in area di rigore, allontana la difesa del Mapello. Insiste però ancora Saber. Indietro per Dzeko. C'è liberissimo sulla sinistra Colombini. Piacenza però preferisce di partire da dietro con la coppia difensiva quest'oggi composta da Silva e Sentinelli, visto che Ruffini è in panchina per un problema fisico. Lancio profondo per Ruffini, grande guizzo di Franchi, in area di rigore, traversone a cercare Marzeglia. È stato molto bravo in questa diagonale difensiva Crociati, che poi scaraventa il pallone in fallo laterale. L'impressione però è che il Piacenza ogni qualvolta mette il piede sull'acceleratore e rischia di creare seri problemi alla seconda peggior difesa del campionato. Togordò avanza il numero 5, pallone smistato sulla corsia di destra per Dzeko. Saber indietro per Togordò, alza la testa numero 5, tocco di ritorno ancora per Saber, quasi torna a tiro, passa messa centralmente per Marzeglia, palla in verticale per Franchi. Esecuzione molto complicata quella cercata dalla squadra di Arnaldo Franzini, pallone che viene recuperato da Tenderini. Avanza Pesce. Piccinini, come al solito sale molto alta la pressione del Piacenza, ha commesso fallo però in questa circostanza Simone Minincleri. E quindi ci sarà calcio di punizione in favore del Mapello quando siamo giunti al 25esimo minuto. Sempre 0-0. È 0-0 anche al Brera di Sesto San Giovanni tra Pro Sesto e Pergolettese. Adesso andremo con un aggiornamento dal nostro Mattia Riva. Tanto rimessa dal fondo guadagnata dal Mapello. Ecco che abbiamo il collegamento, Mattia. Quindi regna l'equilibrio, questo ci vuoi dire, dalla Breda di Sesto San Giovanni? Direi che abbiamo avuto un tempismo perfetto per questo collegamento, occhio perché il Piacenza è nel rigore con Minincleri, calcio con sinistro, c'è il gol del Piacenza, Simone Minincleri, quarto gol in campionato, può essere suo, il gol promozione, 1-0 Piacenza, quando siamo giunti al 27esimo minuto, i giocatori del Piacenza vengono ad esultare praticamente davanti alla nostra postazione sotto la curva biancorossa, è grande festa sulle tribune dello stadio comunale di Mapello. Che dire, Matteo, un collegamento perfetto con i due gol, se vuoi puoi andare con il racconto preciso della rete della Pro Sesto. Ma
perfetto Mattia, ci risentiremo più tardi, ora vado con il racconto invece del gol che può regalare la matematica promozione a Piacenza. Piacenza che quindi ha sbloccato la partita al 27esimo minuto con Simone Milincleri, davvero un sinistro straordinario quello del centrocampista di Barletta, servito all'interno dell'area di rigore da Saber, si è presentato nel vertice basso dell'area di rigore e ha fulminato Tenderini con un sinistro di rara precisione e potenza che si è spento sul palo interno alla sinistra dell'estremo difensore di Merano. Piacenza che sblocca meritatamente la partita, trova il suo 72esimo gol in campionato, momentaneamente pareggia l'Alto Vicentino in questo duello a distanza tra i due migliori attacchi dell'intera Serie D. Nel frattempo tackle molto duro di Togordo qua sotto i nostri occhi ai danni di Crociati, che accetta le scuse dell'avversario. Come detto, quindi il Piacenza ha sbloccato la partita, Piacenza che va in gol da 24 partite consecutive. L'ultima sfida in cui non ha trovato la via della rete è coincisa con l'unica sconfitta in campionato, quella sul terreno di gioco di Venegono della Varesina. Minicleri che trova un gol preziosissimo, aveva già realizzato reti contro Sondrio, Virtus Bergamo e Pergolettese. Non si è fatto pregare, all'interno dell'area di rigore ha fulminato Tenderini, ora per il Mappello davvero una gara molto molto complicata a rincorrere la capolista. Gridano orgogliosi di voi, come potete sentire in sottofondo, i tantissimi tifosi del Piacenza, sono circa un migliaio quelli giunti questo pomeriggio dall'Emilia, già pronti poi a prendere i pullman e le macchine per tornare in città, dove è stata già organizzata una grande festa, come detto, programmata per le 6 in Piazza Cavalli. Insiste il Piacenza, Saber, Matteassi, traversone per Franchi, copertura di Bergamini che però lascia lì il pallone, Marzeglia, lascia per Saber, indietro per Matteassi, poi Togordò, alza la testa il numero 5, tocco di ritorno per Saber che ha già giocato un centinaio di palloni in questo avvio di partita, davvero straordinario l'apporto di Saber Krajcek, centrocampista di Mazara del Vallo, classe 1995, alla sua seconda annata con la maglia del Piacenza, questa è la sua 63esima presenza. Tifosi del Piacenza naturalmente sperano di vederlo con questa casacca anche l'anno prossimo in Lega Pro, dove trascinati da un gruppo così, da un tecnico straordinario come Arnaldo Franzini, potranno veramente togliersi grandi soddisfazioni. Silva appoggia per Sentinelli, Minincleri, Sentinelli, e quindi in diretta amici di Radio Calcio Lombardia siamo riusciti a darvi entrambi gli aggiornamenti nei risultati con il gol del Piacenza che ha sbloccato la partita e anche la Pro Sesto. Più tardi torneremo ancora al Breda, tra pochissimo invece vi daremo altri aggiornamenti dai campi delle eccellenze ancora della Serie D, dove ricordiamolo l'Ecco stava battendo l'Inveruno fino a pochi minuti fa. Lancio profondo di Zanga a pescare la verticalizzazione e lo scatto di Cassani, copertura molto saggia di Sentinelli che si appoggia indietro per Paolo Boccanera, portiere del Piacenza che questo pomeriggio può festeggiare la sua seconda promozione consecutiva, visto che lui era il portiere del Castiglione di Del Piano che dominò la Serie D l'anno scorso nel girone B. Vive in testa la classifica Pierpaolo Boccanera, portiere di grande sicurezza, estremo difensore di Civitanova Marche, portiere meno battuto di questo campionato con le 20 reti subite. Attacca però il Mappello in questo momento con il numero 7, Zanga. Pesce si appoggia al numero 4 Piccinini, cambio di gioco a cercare la sovrapposizione di Adiansi, numero 2 si appoggia poi lì indietro per Cassani, si ripassa da Piccinini che cerca una conclusione col sinistro, interessante la soluzione tentata dal capitano del Mappello Bonate col pallone che si è perso di pochi metri alla destra di Boccanera, primo tentativo interessante del Mappello Bonate in questa prima mezz'ora che se n'è già andata, 31esimo minuto sul cronometro, 1-0 per Piacenza, il gol di Minincleri al 27esimo minuto. È pronto l'estremo difensore 19enne nel Piacenza di mettere in gioco il pallone, ecco lo rinvio che arriva, disturbato anche dal vento che è davvero forte, soffia alla nostra sinistra, gestisce comunque la palla alla formazione emiliana con Franchi, mette il corpo davanti a Zanga e protegge il pallone. Numero 10 tergiversa un po' troppo, poi si appoggia indietro per Togordò. Ancora Franchi, duetto tra i due, ancora Togordò. Cerca un tocco con l'esterno Matteassi, stranamente un po' fuori dalla partita in questo avvio di match. Pallone che viene scodellato all'interno dell'area di rigore, è arrivato però un fallo. Secondo l'arbitro che ha segnalato una gamba tesa da parte di Bergamini.
e quindi ci sarà un calcio di punizione molto interessante in zona Togordò al 33° minuto di questo primo tempo. Approfittiamo di questa pausa per andare a leggere anche quelle che sono le due panchine, con il Piacenza che ha a disposizione il secondo portiere Cabrini, Cicognini, Ruffini, Testoni, Porcino, Mira, Pezzi, Galuppini e Gherardi. A disposizione invece del Mappello Bonate c'è il secondo portiere Gherardi, Carneto, Spiranelli, Gabellini, Thomas, Villa, Verderio, Maglio e Morelli. Sul punto di battuta ci sono ovviamente Togordò, ma anche Sentinelli, che è uno specialista sul gioco da fermo. Vediamo chi si incaricherà della battuta di questo calcio di punizione. È un calcio di punizione in seconda, quindi serve il tocco, scambio, parte Togordò con una conclusione molto pericolosa che si perde non troppo lontana dalla porta di Tenderini, che se l'è vista brutta su questa ennesima perla con il piede destra disegnata dal centrocampista francese 26enne del Piacenza, che ha sfiorato il colpaccio. Rinvio di Tenderini, pallone che giunge sulla riga mediana del campo, c'è un fallo, una spinta di Saber ai danni del numero 8 Nicolò Pesce, non è troppo convinto Saber. Sta di fatto che il gioco dipenderà con un calcio di punizione in favore del Mappello, una gara molto corretta fino a questo momento, nessuno ammonito. Tutto sommato il Mappello si è difeso bene, ha lasciato però troppo spazio a Mini Incleri nell'occasione del gol, era già stato graziato in precedenza da Franchi. Un gol molto pesante per un Mappello che non trova reti in casa da due partite. In generale Mappello Bonate che non vince da 9 giornate. Ha bisogno di una scossa la formazione di Croti, difficile però trovare punti questo pomeriggio dinanzi a una squadra davvero straordinaria come questo Piacenza. Ancora attacca, ancora sulla destra con Matteassi, traversone deviato. Il capitano classe 1979 però ha un'altra opportunità, cerca il dribbling ai danni di Bettoni, finisce a terra Matteassi, però si rialza senza protestare. Gioco che prosegue. Crociati, scambio con Bettoni che sbaglia nell'appoggio di ritorno per il terzino sinistro del Mappello. Rimessa laterale quindi che viene battuta sotto gli occhi di Arnaldo Franzini da Di Cecco. Saber si ripassa da Di Cecco, indietro per Silva, ancora Sentinelli, Togordò, pallone allargato sulla sinistra per Colombini, indietro per Sentinelli. Saber, cerchio centrale del campo per il numero 8, Togordò, porta palla il numero 5, Saber, Silva, Di Cecco. Ricordiamo che potete seguire questa nostra diretta sulla nostra pagina Facebook di Radio Calcio Lombardia, anche su Twitter RC Lombardia per trovarci, su www.spreaker.com/Radio Calcio Lombardia invece in settimana potete trovare questa replica e tutte le nostre dirette precedentemente realizzate. Spargete la voce, fateci crescere. Ora Saber, Di Cecco, all'indietro per Silva, indietro per Sentinelli, Togordò, Colombini. Nel frattempo ha rischiato tantissimo l'ecco, palo e traverso nell'inveruno della sensazione, traversone pericolosissimo per Martella, Matteassi può calciare col sinistro ma manca la conclusione, se la prende col terreno di gioco, ha avuto un'occasione ghiottissima capitan Luca Matteassi, tutto solo in area di rigore, non è riuscito a coordinarsi, forse una zolla lo ha messo fuori causa. Pallone che è stato recuperato dalla difesa del Mappello Bonate, che ora può battere una rimessa qua sotto la nostra postazione con il numero 2 Mirko Crociati. Porta palla al numero 10 Nicola Esposito, verticale per Piccinini, non sono giunti praticamente palloni giocabili fino a questo momento per il bomber di casa Giorgio Recino, pomeriggio davvero complicato per lui. Prova a fare qualcosa Recino, che si va a prendere con intelligenza un calcio di punizione, molto ingenuo in questa circostanza Silva, che ha strattonato da dietro il bomber milanese del Mappello Bonate, 71 gol per lui in carriera, reduce da 4 anni con la maglia della Gianna Erminio, che ha trascinato dall'eccellenza fino alla Lega Pro. Vedremo se sarà proprio lui ad incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione quando siamo giunti al 37° minuto di questo gradevolissimo primo tempo al comunale di Mappello Bonate. Mappello 0, Piacenza 1. In questo momento sarebbe festa grande per i giocatori e i tifosi scatenati del Piacenza. In questo momento sarebbe grande festa anche per il Varese, che sta pareggiando 0-0 con l'Accademia Calcio Vituone.
si attende il fischio del signor Tolde. Eccolo che arriva. Parte Recino, destro violento ma assolutamente impreciso, che si perde di qualche metro dalla porta di Boccanera. Soluzione assolutamente inguardabile, quella di Recino, che poteva sicuramente fare meglio. Ha cercato di imprimere potenza e precisione con l'esterno destro, problema che si è invece perso per vie orizzontali. Ed è pronto al rinvio da fondo allora Pierpaolo Boccanera. Attende il movimento dei Campagni, trova Di Cecco sulla destra. Gara fino a questo momento decisa dal gol di Minichiere al 27esimo minuto. Questo è il 29esimo gol del Piacenza, che arriva dai centrocampisti, una media davvero impressionante. Bomber Marzeglia ferma quota 19, ma hanno segnato tantissimo anche Matteassi, 7 gol, Franchi 8, quello di Minichiere di questo pomeriggio 4, ne ha realizzati anche 5 Togordò. Una squadra che ha dimostrato fin dalle prime giornate di essere un'autentica corazzata. Ora deve difendersi dal possesso di palla del numero 2 del Mappello Bonate, Crociati, centralmente per Esposito. Si ripassa ancora una volta da Crociati, allargato sulla destra il pallone per Nicolò Pesce, che manca clamorosamente nell'aggancio, sfortunato in questa circostanza. Numero 8, rimessa battuta da Togordò. Possesso di palla per il Piacenza. Di Cecco avanza, lui Togordò, Sentinelli, palla di ritorno per Silva. Fa un po' quello che vuole il Piacenza in questa fase, fatica a reagire il Mappello Bonate, in chiara difficoltà la formazione di Crotti. Sentinelli, altra zolla insidiosa, riesce comunque a toccare per Franchi. Rimessa laterale in favore del Piacenza. Ultimi 5 minuti sul cronometro nel corso di questo primo tempo. Tra pochissimo torneremo anche alla Breda per un ultimo aggiornamento per il primo tempo di Prosesto per Golettese. Fino a questo momento vantaggio dei milanesi per 1-0. Di Cecco attende l'arrivo dei compagni, appoggia indietro per Saber. Franchi, tocco per Saber, poi Bettoni. Allargato il pallone sulla destra per Crociati, prova a spingere il numero 2 del Mappello, anzi si tratta di Zanga, che si fa ingenuamente soffrire il pallone da Franchi. Avanza Franchi, testa bassa, tocco per Mazzelli, anticipato secco da Crociati. Prova a spingere il numero 2 del Mappello Bonate, va per vie centrali, si appoggia indietro per Capitan Piccinini, poi Bergamini. Fa davvero una fatica bestia però il Mappello ad uscire dalla propria tre quarti campo. Prova a lancio profondo, ma ogni qualvolta viene cercato Recino, arriva secco l'anticipo di uno tra Silva e Sentinelli. Ed è così che il Piacenza recupera nuovamente il pallone, lo può gestire in questo momento con Sentinelli. Franchi, buona la partita del numero 10 fino a questo momento, va per via centrale, tocco per il match winner della gara, Minichiere. Di Cecco, Matteassi, capitano del Piacenza, gestisce il possesso di palla. Saber all'indietro per Silva, non esce il Mappello, che rimane tutto schiacciato nella propria tre quarti campo, anche intimorito forse da questo tifo straordinario che potete sentire in sottofondo e alle nostre spalle. Sentinelli, lancio profondo che si perde direttamente nella panchina del tecnico di casa, Roberto Crotti, protagonista anch'esso di una cavalcata trionfale, quella del Castiglione di qualche anno fa. Molto più dura però la vita per lui quest'anno, da quando è arrivato a gennaio sulla panchina del Mappello Bonate, che sta cercando disperatamente di trascinare la salvezza. Adiansi, traversone alla sinistra, molto interessante, troppo profondo, che però si perde direttamente sul fondo dalla parte opposta del campo, dove Boccanera sarà pronta a rimettere in gioco il pallone. Lo ha già fatto in direzione di Colombini. Gara molto diligente quella del terzino sinistra classe 1997. Minichiere, Franchi, gioca la palla di prima, secco l'anticipo di Crociati e danni di Marzeglia, palla in verticale per Recino. Prova ad attaccare centralmente Recino, ancora una volta anticipato in maniera magistrale da Silva. Allora la palla è nei piedi del numero 11 del Piacenza, Minichiere. Tocco indietro per Togordò. 42esimo minuto nel corso del primo tempo, per chi si fosse messo in collegamento solo in questo momento. Piacenza che sta vincendo 1-0 ed è a poco più di un tempo dalla matematica promozione in Serie C. Saber, Di Cecco, Togordò, Sentinelli,
Colombini manca nell'aggancio in questa circostanza, se la prende un po' il terzino sinistro del Piacenza, che scaraventa il pallone direttamente in fallo laterale. Rimessa che viene battuta in questo momento dal numero 7 del Mappello, Giorgio Zanga. Rimessa battuta, pallone che però viene in qualche modo allontanato. Ne approfittiamo di questa pausa per andare a ringraziare tutti coloro che ci hanno pubblicizzato in questi giorni, in primis la società di casa del Mappello, che ci ha dato massima disponibilità per questa diretta, anche i giocatori del Piacenza, come avete potuto vedere sulla nostra pagina Facebook, ma non solo loro, anche i due siti che parlano del calcio dilettantistico nel territorio bergamasco, che vi suggeriamo di guardare a fine della partita, Bergamo Sport News e Bergamo Esport, che ringraziamo particolarmente. Ora viviamo insieme a questo finale di partita, ultimi due minuti. Saber, tocco per Togordò, allargato il pallone sulla sinistra in direzione di Colombini, centramente per Franchi, tocco per Saber, siamo quasi in zona tiro, tocco di ritorno per Marzeglia, pallone che caramba al limite del rigore, si coordina Marzeglia, sinistro molto violento, grande parata da parte del portiere di casa Tenderini. Ci sarà il quarto calcio d'angolo della partita in favore del Piacenza ed ecco che siamo nuovamente in collegamento anche col Breda di Sesto San Giovanni. Mattia? Allora, mi senti? Dici pure. Siamo al 43esimo dopo il nostro collegamento precedente, adesso praticamente un tiro di D'Addosso dai 25 metri, però non è inserito il portiere di casa, e nessun altro caso in particolare da parte del processo, praticamente in equilibrio, perché io la butte come la processo, una con Brognoli che aveva attraverso e poi i gol pagati a 25 della prima tempo. Per il resto è equilibrio. Per la regione molto maliscente, non ha preso davanti, senza di certo Rossi Valenti sono molto leggeri e non riescono a tenere davanti sulla palla, riescono a tenere sulla palla e la squadra fa fatica a salire. Le tese che fino a questo momento rimarrebbe ancorata ai suoi 44 punti, deve assolutamente reagire la formazione giallo-blu, anche se l'Inver 1 sta perdendo, insomma dovremo sentire poi i risultati del Pontis, altrimenti la zona playoff si sta allontanando drasticamente. In questo momento, ma tra le tese l'abbiamo vista due settimane fa, non ce l'ha piaciuta e anche adesso è possibile ancora peggio, non ha gioco, non riesce a trovare occasioni, molto sofferenza, pochissime idee. Con la Mappello siamo giunti al 44esimo minuto e 50 secondi, c'è stato un destro molto violento di Esposito che si è perso sul fondo alla sinistra di Boccanera, direi di rimanere in collegamento visto che qua a breve potrebbe arrivare il fischio finale, allora andremo poi con la diretta finale della tua partita di Sesto San Giovanni, se sei d'accordo. Allora c'è questa rimessa guadagnata. Perfetto, qua invece è uno, allora andiamo in diretta con gli ultimi 40 secondi qui da Mappello, poi ti lascio la linea per il finale del tuo primo tempo. Marzeglia, appoggia indietro per Colombini, pallone gestito in questo momento dal numero 8 di casa Nicola Pesce, palla in verticale per Arcino che calcia, per la prima volta nella partita è riuscito a farsi un po' di spazio, deviazione di Ruffini, anzi scusate di Silva, e quindi ci sarà il primo calcio d'angolo nella partita in favore del Mappello Bonate, proprio sul finale della prima frazione di gioco. Questa sarà l'ultima emozione del primo tempo, va a recuperare del pallone il numero 4 Matteo Piccinini, sarà pronto lui a mettere in mezzo il pallone. In area di rigore sono saliti praticamente tutti, Bergamini, Bettoni, Zanga, attraverso la bassa che viene allontanato dalla difesa del Piacenza che può addirittura partire in contropiede con Franchi. Ed ecco che in questo momento arriva il fischio da parte del signor Jacopo Tobe che manda momentaneamente le due squadre negli spogliatoi. In Piacenza che esce meritatamente dal campo in vantaggio per 1-0 con il gol di Milincheri. Vai Mattia con il finale della tua partita. Passiamo con la presenza che fa avanzare in attacco, sono fermata. Adesso palla al centrocampo, la presenza con Adensi, la gira per Conti, continuo indietro per Anelli, manca meno di un minuto anche qua alla fine del primo tempo. C'è Tacchinardi che prova, lasciamo in mezzo, viene sbloccata, Valenti sulla destra, prova ad accentrarsi, e si rifatta, meglio la palla buttata via per la persa e prova la protesta con un contropiede. Tacchinardi straccia contro l'azzarro, riesce a tenere il fallo, per qualsiasi che prova a ripartire. Non ci sono veramente idee da parte per quel tempo, da processo quanto presto riesce a recuperare palla, quando invece aspetta Sordione la recupera lo stesso perché non ci muove la parte degli ospiti di creare qualche occasione. Non c'è proprio l'idea, oltretutto ma il campo non aiuta per niente perché la palla ribalta veramente malamente, non si riesce a fare palla a terra. Nel frattempo ti dico che dagli altri campi Caravaggio 0, Fogore Caratese 1,
confermiamo il vantaggio dell'Lecco come detto in precedenza, 1-1 tra Sondrio ed Olginatese, 0-0 del Monza sul terreno gioco del Pontisola, per il resto sono tutti altri 0-0, vai con il finale. E finita anche qua Manu, mentre raccontavi gli altri risultati, l'arbitro è assegnato a fine primo tempo dopo 47 minuti, come dicevamo nel collegamento precedente, partita che poteva benissimo essere da 0-0, c'è anche due occasioni nitide da parte del Prosenso che in una delle due occasioni è riuscito a sbloccare la partita. Franchinardi a bordo campo fu impiccato in più palito, continua a sbattere le mani contro la grande, non è contento di quello che sta vedendo, Prosenso possiamo dire in vantaggio su una delle due occasioni create. Perfetto Mattia, direi che se hai qualche contributo poi durante l'intervallo ci dai un colpo di telefono e ci risentiamo più tardi. A dopo. Perfetto, grazie a te. Per il momento è tutto amici di Radio Calcio Lombardia, vi lasciamo per pochissimi minuti con l'audio dello stadio, torneremo tra poco per il secondo tempo in diretta di Mappello Bonate Piacenza. Fino a questo momento 1-0 per gli emiliani con il gol di Miniclede al 27esimo minuto che sta regalando la matematica promozione alla formazione di Franzini in Lega Pro. A tra poco amici.
Ti do la sedia, eh? Rieccoci in diretta, amici di Radio Calcio Lombardia, nell'intervallo delle due sfide che stiamo seguendo in diretta, valide per la 32esima giornata del campionato della Lega Nazionale Dilettanti nel girone P. Qui a Mappello Bonate 0, Piacenza 1 con il gol di Minincleri. Andiamo a sentire a Sesto San Giovanni, ad Albreda, prosesto pergolettese con il nostro amico Mattia Arriva. Ciao Manu, buongiorno di nuovo a tutti gli amici radioascoltatori. Primo tempo che si è concluso, come abbiamo detto, sulla 0 sui parrelli di casa. Adesso faccio intervenire il nostro collega Ivan, che ci dà anche lui il giudizio sulla partita. Vediamo se sarà concorde con me nel dare un po' di mese in più alla processo, oppure in una situazione di partita comunque non molto piacevole. Buona linea, Ivan. Ciao a tutti, concordo pienamente con Mattia, la partita non è molto vibrante, comunque la processo gioca meglio in questo momento, mentre la pergolettese ha
bisogno di fare un cambio in attacco, anche se manca Cesca, quindi le alternative per Tirana, che se succede il qualificato tra Chinati non sono poi molte. Vediamo se opzionerà con un ingresso in attacco oppure se, come pensavamo noi, visto che la fredda molto fisica con palloni alti, se porterà una, magari un centrocampista, lo porterà in attacco, giusto per tirare su qualche pallone e far salire la squadra. Ecco, noi qua stiamo aspettando l'ingresso in campo delle due squadre, il Marpello di fatto è già posizionato sul terreno di gioco, non so da voi, se vuoi puoi andare con la ripetizione delle due formazioni in campo e poi partiamo con la diretta qua da Marpello. Sì, allora i padroni di casa del possesso giocano con un 4-2-3-1, per Niola in porta, sulla destra, dalla destra a sinistra troviamo Strati, Conte, Cortinovi, Seferi, centrali, terzino sinistro Erba, i poi centrali in centrocampo sono Comagalli, autore del gol, e Corti. E tra i tre invece sono i Lazzaro, sono Martino, Brognoli e Colonnetti. Brognoli e Colonnetti in questo momento si condividono la palla di migliore in campo. E bravo poco fa con Ivan, per lui Colonnetti è migliore, a me piace anche molto Brognoli perché piace le trasi praticamente tutte, oltre ad aver preso una clamorosa traversa. La pregolizia di Vinci, la donna Roma in porta, 4-4-2, a destra Lazio, Nellita Chiani centrale, c'è un terzino sinistro. I quattro centrocampo sono Brunetti largo a destra, Conti dal dosso centrale, Ionascu invece esterno a sinistro, Valenti e Rossi sono i attaccanti. Se sono contraddistinti Brunetti e Colonetti nel processo, diciamo male, come ha detto io, Valenti sicuramente per la tregole tese, ma proprio tutta la squadra non sta giocando bene a non creare occasioni, anche Rossi non si è praticamente mai visto. Perfetto, qua in questo, proprio in questo istante il signor Tolvi ha dato l'inizio al secondo tempo, dovrebbe essere un secondo tempo abbastanza complicato per noi perché si preannuncia un'invasione di campo e noi siamo praticamente a un centimetro dai tifosi del Piacenza, vedremo come organizzarci per il finale di partita, nel frattempo ci ritroveremo più tardi dal Breda. A dopo! Ringraziamo il nostro amico Mattia Riva, in collegamento diretto torneremo presto per raccontarvi gli avvenimenti di questo processo per Goletese, fino a questo momento 1-0 per i padroni di casa. È ripartito questo secondo tempo tra Mapello e Piacenza, questa partita della 32esima giornata del campionato della Lega Nazionale dei Dilettanti, quindi Piacenza che alla fine di questo match dovrebbe ritrovare il calcio professionistico italiano dopo 4 anni di purgatorio. Andiamo con la ripetizione delle due formazioni, partendo naturalmente dagli ospiti che scendono in campo 4-3-3. Boccanera, Di Cecco, Silva, Sentinelli e Colombini. In mezzo al campo Saber, occhio che c'è un destro di Recino che viene raccolto senza troppi problemi in questo momento da Boccanera. In mezzo campo, come detto, Saber, Togordo e Minincleri, l'autore del gol che sta decidendo questa sfida. A centrocampo, più avanti, c'è Capitan Matteassi a supportare la coppia d'attacco composta da Adriano Marzeglia e Stefano Franchi. Dall'altra parte del campo il Mappello Bonate con questo 4-4-2, 5-3-2, insomma abbastanza di solito disegnato questo pomeriggio da Crotti, Tenderini in porta, in difesa ci sono Adiansi, Bergamini, Bettoni e Crociati, in mezzo al campo Piccinini a dare ordine con Zanga, Pesce ed Esposito, davanti c'è Matteo Cassani a supportare il povero, bisogna dire, Giorgio Recino che non ha di fatto ricevuto praticamente nessun pallone disponibile. Bomber di casa, 10 gol in campionato, trovava molto da farsi in questa difesa se vorrà rendersi pericoloso contro la miglior difesa di tutto il campionato, la seconda globalmente di tutta la Serie D. Solo il Parma ha subito meno reti di questo straordinario Piacenza, che è davvero ad un passo dalla matematica promozione. E ora insiste, grande palla di Milinkler in verticale per Colombini, Colombini traversone per Marzella che gira sulla traversa, occasionissima per Adriano Marzella, insiste il piace, destro di Togordo piazzato e c'è un miracolo di Tenderini che mette il pallone in calcio d'angolo, tiro dalla bandierina numero 5 in favore della formazione di Franzini che ha rischiato di chiudere i conti dopo appena 2 minuti dall'inizio di questo secondo tempo. Grande palla in verticale di Minincleri, particolarmente ispirato questo pomeriggio per Colombini. Su sua traversone Marzella ha trovato la parte alta della traversa. Poi dal limite Togordò, che ora va dalla bandierina per il calcio d'angolo, ha sfiorato davvero il colpaccio. In qualche modo se la cava la difesa del Mapello, scaraventando il pallone al limite dell'area di rigore. Poi Saber ancora, insiste. Può ripartire però finalmente il Mapello Bonate. Vediamo se accende una reazione la formazione di Crotti. Grande palleggio in questo momento del numero 10 Esposito, che cerca poi una conclusione assolutamente impossibile dai 35 metri. Con il mormorio di fondo dei tifosi del Piacenza, nel frattempo il gioco che rimane interrotto perché sono rimasti per terra Saber e Recino per uno scontro avvenuto in precedenza. Approfittiamo di questa pausa per andare a dare qualche aggiornamento dagli altri campi. Innanzitutto in Lombardia si è giocato in Serie A, a mezzogiorno l'Atalanta ha ritrovato la vittoria battendo per 2-0 il Bologna, non troppo lontano da qua, con le reti di Gomez e Diamanti, nonostante un rigore fallito da Maurizio Piniglia.
altri risultati provenienti dagli altri campi in Lombardia, ad esempio in Lega Pro l'Alessandria sta vincendo 1-0 sul terreno di gioco della Pro Patria, 2-0 invece un colpaccio del Renate in quelle di Pavia, 1-0 anche del Bassano a Mantova. Aggiornamento invece nel campionato di Serie D che avevamo dato anche in precedenza, il vantaggio del Sondrio 2-1 sullo Ginatese, vince l'Ecco 1-0 sull'Inveruno, 1-0 della Folgore Caratese in casa del Caravaggio, e a 0-0 ancora tra Seregno, Ciserano, tra Bustese e Varesina, tra Fiorenzuola e Ciliverghe. Ha sbloccato invece il punteggio la Grumellese nel derby tutto robico contro la Virtus Bergamo, 1-0, una vittoria molto pesante con la Grumellese che si allontanerebbe definitivamente dalla zona calda della classifica, quota 40 punti. Gioco ancora una volta interrotto, se davvero tante interruzioni in questo avvio di secondo tempo, in questo momento ha subito un colpo il numero 6 Silva, sembra però poter proseguire la partita. Jacopo Silva, a breve vi daremo anche altri aggiornamenti dal campionato di eccellenza, dove oggi lo ricordiamo ancora il Piacenza, il Varese, scusate, può festeggiare la matematica promozione in Serie D, ed ecco che proprio in questo momento mi arriva la notizia del gol di Carmine Marrazzo, Varese 1, Accademia Vittuone 0. Varese quindi ancora più vicino del Piacenza alla matematica promozione questo pomeriggio di festa sulle frequenze di Radio Calcio Lombardia. Matteassi, finalmente si può giocare in questo complicato avvio di secondo tempo al Comunale di Mapello. Si alza la bandierina in questo momento del signor Agneda, che ha pescato in fuorigioco un giocatore del Piacenza, anzi in precedenza però c'è stata la segnalazione dell'arbitro, calcio di punizione in favore della formazione di Arnaldo Franzini, battuta in questo momento per il tocco indietro per Togordò. Mininkeri ancora una volta disegna una parabola eccezionale con l'esterno. Saber, vertice basso dell'area di rigore, va a sfidare in dribbling il numero 3 Adiansi, costretto poi a tornare sui suoi passi. Saber che si va in qualche modo comunque a guadagnare una rimessa laterale, come sempre del resto uno dei migliori in campo, Saber Krajcek, un gol anche nella gara d'andata che Piacenza vince per 3-1 alle Garilli anche questo pomeriggio, nonostante il risultato dica solamente 1-0 per gli uomini di Franzini, non c'è stata praticamente storia con il Mapello che ha provato un paio di conclusioni velleitarie dalla distanza, ma per il resto Piacenza ha sprecato tante occasioni con Franchi, con Marzeglia, con Matteassi, avrebbe già potuto chiudere i conti in diverse circostanze. Nel frattempo ci abbiamo in collegamento Mattia Riva, quindi aggiornamento importante dal Breda. Mattia, intervengo nel senso per tenerti il raddoppio di padroni di casa al quarto minuto, gol di Colonnetti sulla destra di Martino che la mette in mezzo, palla che va in mezzo all'area di rigore, nessuno della Bergo che interviene e mette pochi passi, bravo a spezzare Donnarumma e a mettere al segno il 2-0 che è meritato. La processo è iniziato sicuramente meglio quasi secondo tempo. Quindi pomeriggio davvero complicato per i cannibali di Crema. Nel frattempo calcio in punizione per il Piacenza, battuta da Togordò, molto interessante, anticipato veramente all'ultimo sentinella, insiste però il Piace con Franchi, tocco indietro per Saber, vediamo se si inventa qualcosa Saber, preferisce rifoggiare ancora indietro per Franchi. Cioè, è una traversione molto pericolosa, non raccolto da Matteassi veramente per pochissimo. Il Piacenza sembra da un momento all'altro poter definitivamente chiudere questa partita, quindi sta dicendo che Tacchinardi, l'ex giocatore della Juventus, della Nazionale, sta cercando di rimescolare un po' le carte. Questo pomeriggio è davvero molto complicato per il gialloblu. Rinvio che con... vai. È veramente difficile adesso per la Fregolese, sui due gol, manca la loro volta di riferimento, vediamo se sarà di grado almeno qualcosa, di grado una scintilla per poter rivoltare questa partita, attualmente sembra molto difficile. Perfetto Mattia, nel frattempo proseguiamo il live qua, la partita da Mapello, ci ricollegheremo più tardi, naturalmente se ci sono altre novità chiamaci subito. Quindi 2-0 tra Prosesto e Pergolettese, davvero un risultato inaspettato quello che sta giungendo dalle Breda di Sesto San Giovanni, con la Pro che sta ottenendo una vittoria preziosissima in chiave playout, raggiungerebbe quota 39 punti, distanziando Bustese e Virtus Bergamo. Col passare dei minuti si fa sempre più incessante l'attesa dei tifosi del Piacenza qua dietro la nostra postazione, l'abbiamo detto, speriamo non ci siano invasioni di campo come ci hanno preallarmato all'inizio di questa partita. Nel frattempo manca nell'aggancio clamorosamente Adiansi, che comunque applaude l'idea del compagno,
rimessa laterale in favore del Piacenza, che in questo secondo tempo attacca dalla sinistra alla destra della nostra postazione, qui proprio sotto i nostri occhi, con il consueto completo biancorosso. Una splendida giornata di sole, nonostante ci sia un po' di vento dalla sinistra che infastidisce anche le due squadre, soprattutto nei due rinvii, quando vanno a rinviare i due portieri. Ha avuto più di una difficoltà Boccanera in precedenza. Questa ripresa toccherà a Tenderini avere a che fare con questo fastidioso vento. Rinvio in questo momento di Cecco, che si perde direttamente sul fondo, si alza la bandierina del signor Nieda, rimessa laterale quindi in favore del Mappello. È pronto Esposito. Piccinini. Indietro per Bergamini, allarga sulla destra per Crociati. Rischia un dribbling pericolosissimo, si fa soffrire la palla da Franchi. Transizione del Piacenza, 4 contro 4 per Franchi, attende l'arrivo di Menincleri, servito col tacco, eccolo Menincleri che pennella, cross dalla sinistra per Marzeglia che non riesce a coordinarsi per calciare, la palla comunque rimane in area di rigore con Marzeglia che si impegna a ben recuperare la sfera. Applauditissimo Adriano Marzeglia, tocco per Matteassi, zona tiro, Matteassi calcia, arriva Franchi che manca l'appuntamento con il gol a 2 metri dalla porta, tra l'altro era posizione di offside per l'esterno sinistro bresciano, gioco che riprenderà quindi con una rimessa dal fondo, anzi con un calcio di punizione per il Mappello Bonate, già battuto da Tenderini. Bettoni, Piccinini, Bergamini, tocco per Bettoni, viene incontro Esposito per cercare di creare un po' di calcio sulla propria tre quarti campo, sta dando molto da fare ma con scarsi esiti Niccolò Esposito, centrocampista di Seriate, ex tra le altre di Pergo Crema e Giulianova. Piccinini, pallone allargato sulla destra in direzione di Crociati che va al lancio profondo, dove è molto bravo in anticipo Sentinelli a prendere spazio su Recino. Pallone giostrato in questo momento da Di Cecco, si permette il lusso di un dribbling Diego Di Cecco, uno dei più positivi in questo pomeriggio. Tocca per Saber, lancio profondo, scivola in maniera incredibile Bettoni regalando spazio a Matteassi, si invola verso la porta capitan Matteassi, è solo davanti a Tenderini, Matteassi che si allunga però il pallone, occasione d'oro sprecata dal numero 7 del Piacenza che poi entra in tackle su un avversario in netto ritardo. Giustamente l'arbitro non estrae il giallo, semplice calcio di punizione, ma si è divorato davvero un'opportunità colossale Matteassi dopo l'errore incredibile di posizione di Bettoni che si è fatto sorprendere da una zolla, forse è scivolato lasciando campo Matteassi. Non ha avuto l'istinto del killer in questa circostanza l'ex centrocampista della Pro Piacenza, lui che con la maglia proprio di questo Piacenza, quello precedente al fallimento, ha giocato anche due partite in Serie A nella stagione 1996, per lui due presenze in A anche con la maglia dell'Hellas Verona, queste più recenti, era la stagione 2001-2002. Boccanera con le mani per Franchi che sbaglia il tocco di ritorno, fa imbestialire Franzini. Cassani, dribbling secco di Togordò, pallone appoggiato in direzione di Franchi che prende la riga di fondo, attaccato da Crociate e costretto a ripartire indietro. Tocco per Togordò, manca dell'aggancio, uno dei primi errori del centrocampista francese del Piacenza. Crociati, occhio che si è alzato molto alto il pressing del Piacenza, ma quello che fa fatica a uscire dai propri ultimi 30 metri di campo, costretto al rinvio profondo Tenderini. Saber mette giù il pallone con il petto il numero 8, all'indietro per Sentinelli, prova ad alzarsi timidamente in pressing Grecino, abbandonato davvero a se stesso questo pomeriggio il bomber del Mappello. Boccanera, Saber, straordinario, si permette un dribbling al limite della propria area di rigore, molto rischioso ma dimostra tutte le sue capacità tecniche. Nel frattempo arriva un doppio cambio nelle file del Mappello Bonate, entrerà il numero 18, si tratta di Verderio e questo è un grande rientro per lui, era uscito KO dalla sfida contro il Cerserano ormai diversi mesi fa, sembrava terminata la sua stagione per lui. Fa il suo rientro in campo proprio questo pomeriggio dinanzi alla capolista e poi fa il suo ingresso in campo invece Spiranelli al posto del numero 7 Zanga, che non ha certo giocato una gara indimenticabile. Quindi fuori Zanga, vedremo Spiranelli che andrà davanti a fare coppia con Recino, con Cassani che probabilmente scalerà a centrocampo. Pallone giocato da Marzeglia, all'indietro per Franchi, tocco indietro, quindi fuori Cassani e Zanga, dentro Spiranelli e Verderio. Piacenza che attacca,
Franchi, cerca la conclusione deviata forse anche con una mano, abbastanza involontario il tocco di Bergamini, fa bene l'arbitro a far proseguire il gioco, c'è una ripartenza portata avanti da Spiranelli, ma indovinate un po' chi recupera il pallone, Saber, straordinario anche in questa circostanza, tocco indietro per Boccanera, poi Togordù, Saber indietro per Silva, scucchiaia il pallone per Di Cecco, colpo di testa, non si è capito però con Matteassi, pallone giocato in questo momento da Bettoni, verticalizzazione interessante per Esposito, vediamo se si inventa qualcosa il numero 10 del Mapello, guarda in mezzo, può mettere in mezzo un pallone con il piede destro, si perde però in un dribbling di troppo inspiegabile, Matteassi gli soffia il pallone, fa ripartire l'azione del Piacenza andandosi a guadagnare il calcio di punizione qui sotto la nostra postazione, si arrabbiano in un po' i giocatori del Mapello, Adiansi protesta abbastanza veementemente, Adiansi che tra l'altro è un grande ex di questa partita, per lui l'anno scorso prima parte di campionato con la maglia del Piacenza con 14 presenze e 0 gol, oggi impiegato in questo insolito ruolo di terzino sinistro, non si sta comportando male, sta cercando in qualche modo di arginare la coppia di esterni offensivi del Piacenza, Franchi e Matteassi. Piccinini, scambio con Spiranelli, Piccinini, tocco per Recino, vediamo se si inventa qualcosa il numero 9, gioca una buona palla in verticale per l'avanzata di Verderio, cerca una conclusione con il destro, viene rimpallata, preferisce poi ripassare dietro dai piedi del suo capitano Piccinini, avanza Matteo Piccinini, attende la sovrapposizione di Crociati, molto statici però i giocatori del Mapello Bonate che hanno paura di sbilanciarsi e di rischiare poi di prendere un contropiede letale, fallo di Saber, l'arbitro dalla regola del vantaggio, lancio profondo, colpo di testa di Sentinelli che anticipa Recino, poi Verdiero, calcio da lontanissimo, maniera violenta, non trova lo specchio della porta veramente per pochissimo, in una situazione abbastanza strana perché i giocatori del Piacenza erano di fatto fermi attendendo che l'arbitro interrompesse il gioco perché era ancora a terra in precedenza il giocatore del Mapello, sa di fatto che era tutto regolare e Verdiero aveva calciato veramente in maniera molto molto violenta sfiorando di poco la porta alla destra di Boccanera, una delle migliori opportunità in questa partita fino a questo momento per gli uomini di Crotti che hanno bisogno di una scossa, di un colpo d'orgoglio per rimettere in sesto questa complicatissima partita. Mapello che segna di più nei secondi tempi, 20 gol sui 31 realizzati in questo campionato, si deve attaccare anche alla cabala, alla formazione di Crotti per cercare di raddrizzare una partita davvero molto molto complicata. Bergamini, lancio profondo, Spiranelli, bello tocco con l'esterno destro in direzione di Esposito, viene attaccato da Togordù, Esposito protegge bene il pallone il numero 10, poche idee però per lui, si appoggia indietro per Bettoni, Piccinini, Bettoni in verticale, anticipato secco ancora una volta Recino, attacca in questo momento il numero 14 Spiranelli, carambola, rimessa laterale in favore del Mapello, non ci sono aggiornamenti fino a questo momento negli altri campi, persistono i risultati che abbiamo dato in precedenza con le vittorie pesanti soprattutto di Lecco, Grumellese e Prosesto. Esposito quasi sono a tiro per il numero 10, ci pensa, ecco che va la conclusione molto violenta, pallone che non si abbassa a sufficienza, secondo tentativo però interessante del Mapello negli ultimi minuti, sta concedendo qualcosina in più il Piacenza, qui ricordiamo che una volta basta un punto questo pomeriggio per la matematica promozione, presumibile che con il passare dei minuti allenti un po' la pressione, la concentrazione, la formazione di Franzini che però veramente non ha regalato nulla in questo campionato, una sola sconfitta contro la Varesina, in Coppa Italia invece l'eliminazione è arrivata ai calci di rigore contro il Seregno. Matteassi in area di rigore, mette in mezzo il pallone per Franchi, anticipato ancora Matteassi, si va a guadagnare la rimessa laterale in zona offensiva, Piacenza che l'anno scorso arrivò quarto in campionato ma nel girone D totalizzando 42 punti, cifra già raddoppiata con i tre di questo pomeriggio, il Piacenza arriverebbe addirittura ad 85. Piacenza che poi perse i playoff sconfitto dal Delta Porto Tolle Rovigo. Piacenza che ora insiste con Di Cecco, tocco per Franchi, anticipato al limite dell'area di rigore, tutto sommato si sta difendendo bene il Mapello oggi, seconda peggior difesa di tutto il campionato, una gara gagliarda quella degli uomini di Crotti che ora però stanno facendo fatica naturalmente nel creare qualcosa di pericoloso da davanti, dovranno sbilanciarsi gli orobici per cercare di raddrizzare questa partita. Bettoni, tocco per Bergamini,
avanza il difensore centrale del Mappello, va al lancio profondo, mette giù il pallone in qualche modo Recino, si appoggia poi al numero 14 Spiranelli, possibilità di uno contro uno per Spiranelli, traversone deviato e ci sarà il calcio d'angolo in favore del Mappello Bonate, tiro dalla bandierina numero 2 per gli orobici, se ne incarica proprio Spiranelli che tocca velocemente il pallone per Capitan Piccinini, traversone del numero 4, interessante, allontanato però dalla difesa del Piace, pallone giostrato da Matteassi, Marzeglia, solita sponda molto intelligente per Minincheri, un po' sparito del gioco in questo secondo tempo, l'assoluto protagonista della prima frazione di gioco, Simone Minincheri, che al 27esimo minuto ha realizzato il gol con cui i biancorossi stanno espugnando Mappello e si stanno prendendo la meritatissima promozione in Lega Pro. Franchi attende la sovrapposizione di Colombini, errato però il tocco di ritorno del numero 10, allora il Mappello può ricominciare con Crociati. Piccinini, lancio profondo, Recino finalmente libero di mettere giù il pallone, prende campo il numero 9, avanza, c'è liberissimo sulla sinistra Spiranelli che però viene inspiegabilmente ignorato, poi sbaglia Trecino nel tocco, non si può permettere questi errori in Mappello nelle poche volte in cui il Piacenza concede spazi, Piacenza che gioca dall'altra parte del campo con Saper che supera la riga mediana del campo e appoggia sulla sinistra per Franchi, occhio al numero 10 che può inventare qualcosa, si accenta Franchi, tocco all'indietro poi in direzione di Colombini, si ripassa da Saber, stringe centralmente Saber, Minincleri, cerchio centrale del campo per Togordò, sventaglia il pallone, molto interessante per lo scatto di Franchi, poi si coordina Minincleri per una conclusione al volo di sinistro complicatissima, pallone che si perde di diversi metri alla destra dell'immobile Tenderini, che ora sarà pronto a rimettere in gioco il pallone dal fondo, quando se ne è aggiunto il 20esimo minuto nel corso di questo secondo tempo, gara gradevole, ancora equilibrata. Dagli altri campi il raddoppio del Trezzano, sempre più scatenata la formazione milanese nel girone A del campionato di eccellenza, 2-0 sul Verbano con il gol di Corona, ha raddoppiato anche il Varese con Viscomi, quindi il Varese a 24 minuti dalla festa promozione, vantaggio anche del Fenegrò in casa dell'Ardor Lazzate con il gol di Lazir. Rimasto a terra in questo momento Saber, ha subito un colpo da Spiranelli, nuova interruzione in questo secondo tempo, sempre in vantaggio il Lecco contro l'Inveruno al Rigamonti Ceppi, Lecco in questo momento allungherebbe a quota 63 punti aumentando il gap nei confronti del Sereno che è momentaneamente bloccato in casa contro il Ciserano, nel frattempo gioco ancora interrotto, Saber rimane a terra, 2-1 tra Verbano e Trezzano, ha accorciato le distanze la formazione rossonera, sembra poter rientrare in campo per fortuna Saber, straordinario protagonista anche questo pomeriggio, chiede già di poter rientrare in campo il numero 8 di Mazzara del Vallo, gioco che può riprendere con il calcio in punizione battuto da Togordò, lancio profondo, sponda di Marzeglia, interessante pallone che viene allontanato in questo momento dalla difesa, Matteassi prova a mettere sul pallone, grande sponda per Togordò, Togordò calcia centralmente, Tenderini fa solo il pallone in due tempi, altra opportunità molto interessante per raddoppiare per il Piacenza che rischia poi di dover rimpiangere tutte queste opportunità da gol sprecate nella partita, lancio profondo per Recino, 22 sul cronometro, tra poco torneremo anche al Breda per un aggiornamento da Prosesto Pergolettese, ricordiamo la formazione di casa sta vincendo per 2-0, rallentando ancora una volta la marcia playoff degli uomini dei tacchinari, nel frattempo aggiornamento anche dalla Serie A, la Juventus sta vincendo 2-0 il derby contro il Torino, avanza il numero 18 del Mappello Bonate, si tratta di Verderio, come detto a rientro oggi in campo dopo il gravissimo infortunio partito contro il Ciserano nel girone d'andata, un bel recupero potrebbe dare una mano importante a Crotti e ai suoi compagni di squadra in questo finale di campionato dove il Mappello rincorre una salvezza complicatissima, tra l'altro il Sondrio sta vincendo, quindi Mappello che si troverebbe a soli 4 punti anche dall'ultimo posto in classifica, da una situazione sportivamente parlando drammatica. Pronto un calcio di punizione in favore del Mappello, per fortuna tanto ci viene segnalato in questo momento
dalla dirigenza, dallo staff, insomma, del Mappello, che non verranno aperte le porte alle nostre spalle, quindi non ci sarà invasione di campo, quindi potremo portare avanti la nostra radiocronaca senza troppi problemi, almeno si spera. Nel frattempo c'è un giocatore del Mappello alla presa con i crampi. Nuova interruzione. Si è giocato veramente poco in questo secondo tempo, 23 minuti 32 secondi sul cronometro. È pronto ormai anche la prima sostituzione nelle file del Piacenza, direi che è arrivato il momento di andare in collegamento col Beda di Sesto San Giovanni, dove Mattia Riva ci sta raccontando live pro sesto per Goletese. Ecco il nostro amico Mattia live. Allora Manuel, ti racconto, non è cambiato niente il risultato, ci sono state tre buone occasioni, due a parte del processo, una con Corti Novi che giusto il calcio d'angolo di testa, la Roma inizialmente esce male, Corti Novi sconfisce di testa, la Roma riesce a recuperare con la manona a bloccare la palla, abbiamo poi anche il giorno di occasione della partita della Pergolettese, una bella tre sulla destra, è tirata da Compaoré, con presenza di Valente, molto bene terminata che riesce a bloccare. E poi se non ci fa invece una bella esorregna di Lazzaro che diciamo in girata in scivolata col piede sinistro da pochi passi riesce a impegnare Donna Roma, io andrò bloccato bene dal portiere. Partita un pochino più viva in questo secondo tempo, ancora la processo a giocare meglio, l'unico che c'è per quelli che si può fare il calcio. Perfetto Mattia, ci riaggiorneremo tra poco, nel frattempo qua il gioco è ripreso con la terza e l'ultima sostituzione nelle file del Mappello Bonate, direi che l'unica notizia positiva fino a questo momento nel pomeriggio grigio della Pergolettese è il fatto che nessuno in zona playoff di fatto sta vincendo, con l'Inveruno che perde, con l'Oggina Tese bloccata sul pari e tutti gli altri risultati di questa giornata. Di Cecco si appoggia a Saber, prova a prendere la riga di fondo il numero 8 che viene chiuso, la rimessa laterale è in favore del Mappello Bonate, già battuta. Mappello che ha completato quindi i suoi cambi con l'uscita dal terreno di gioco di Pesce. Nel frattempo attenzione a Saber, in area di rigore Saber si libera un avversario, grande dribbling di Saber, mette in mezzo il pallone Tenderini, in qualche modo evita che il centrocampista italo tunisino preme l'inserimento di Marzeglia solo davanti alla porta. Calcio d'angolo numero 6 per il Piacenza, ancora una volta vicinissimo a chiudere la partita. Mentre stavo dicendo della terza sostituzione per Crotti, l'ultima con l'ingresso in campo del talento offensivo classe 1998 Maglio, che ha preso il posto di Pesce. Tiro dalla bandiera numero 6 per il Piacenza, è pronto sul punto di battuta Antonito Gordò, è pronto il francese, attende il movimento dei campani, occhio a Sentinelli, pallone però basso sulla terza del primo palo, gira la Silva, pallone che rimane lì, in qualche modo la difesa del Mappello Bonate allontana il pallone. Duello in velocità tra Di Cecco e Spinanelli, nonostante quest'ultimo sia il più fresco in campo, non riesce a giungere sul pallone con Boccanera, che serve Di Cecco, nuovamente Pierpaolo Boccanera, balla a rinvio, trova Togordò, appoggia indietro per Silva. Piacenza che ancora deve effettuare sostituzioni. Ottima la partita anche questo pomeriggio dei ragazzi di Franzini, assoluti dominatori di questo campionato. In trasferta questa sarebbe il 39esimo punto raccolto, frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Davvero un cammino semplicemente perfetto. Franchi allarga sulla destra per Matteassi, uno contro uno di Matteassi con Crociati, vediamo cosa si mette al numero 7 traversone in area di rigore, dove Mininkeri si divora un'opportunità colossale a 5 metri dalla porta girando di testa alto. Si era però alzata la bandierina del signor Andrea Agnedda. Fuori gioco. Il gioco che riprende con questo calcio di punizione battuto profondo da Mappello Bonate. Ha già recuperato palla ancora una volta però la formazione emiliana contro Gordò. Appoggia per Mininkleri. Vediamo il numero 11. Va sulla riga del calcio d'angolo per cercare di guadagnare un tiro dalla bandierina. È sfortunato però nella carambola. Rimessa dal fondo in favore del Mappello. Nel frattempo c'è pronta la prima sostituzione nelle file del Piacenza. 2-0 del Lecco con il gol di Cardinio su assist di Cortegiano, questa è l'indicazione che ci arriva dagli altri campi, il raddoppio del Lecco, 2-0 sull'Inveruno. Prima sostituzione nel fine di Piacenza, esce il numero 10 Franchi, dovrebbe fare il suo ingresso in campo con la maglia numero 19 Francesco Galuppini. Andiamo a verificare se è veramente questo il primo cambio adottato da Franzini, sì, è proprio Galuppini con la maglia numero 19 a fare il suo ingresso in campo. Ottima partita da parte di Franchi. Sta
staffetta classica con Galuppini, che è diventato straordinaria nella seconda parte di stagione. A gennaio sembrava potesse abbandonare la rosa del Piacenza, perché con poco minutaggio Franzini però ha voluto dargli fiducia, e nella seconda parte di stagione il suo rendimento è letteralmente esploso. Gol pesantissimi contro Monza, Varesina, Fiorenzuola, Grumelese e Bustese, di fatto ha portato una quindicina di punti nelle casse del Piacenza. Il talento ex di Lumezzane e Feralpi Salò, 5 gol in campionato. Vedremo se saprà dare il suo impatto anche questo finale di partita. Sale il tifo dei tifosi del Piacenza dietro la nostra postazione. Attacca invece il Mappello con il cross di Crociati, allontanato puntualmente da Colombini. Buon break poi di Esposito. Pallone giocato sulla destra da Verderio, chiuso però da Colombini. Anzi no, si tratta proprio di Galuppini, che gioca sul primo pallone della gara, lanciando profondo per Marzeglia. Quindi ora Marzeglia là davanti come punto di riferimento, con Matteassi e Galuppini ai suoi lati. Quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto di partita, amici di Radio Calcio Lombardia, live dal Mappello, stadio comunale, 0-1 tra Mappello, Bonate, Calcio e Piacenza. Lancio profondo di Bettoni, mette giù palla Recino, prova a sfidare in uno contro uno l'avversario, sfortunato nel cross. La palla giunge comunque nei piedi di Verdero, traversone proprio per Recino, che viene allontanato da Di Cecco. Allora transizione del Piacenza portata avanti da Matteassi. Si ferma però il classe 1979, si appoggia a Togordou. Minincleri, vedremo se entrerà in campo in questo finale di partita anche Porcino nel Piacenza, che è al rientro oggi dopo un lungo periodo di infortunio. Piacenza che invece deve fare i conti con le assenze di Contini e Cazzamalli squalificati, con Ruffini che invece è in panchina ma non dovrebbe essere a disposizione. Boccanera, rinvio profondo, colpo di testa di Marzelli anticipato. Bettoni porta avanti palla il numero 5 del Mappello, si appoggia a Piccinini, sventaglia il campo il capitano con apertura però scellerata, troppo lunga a cercare il movimento di Esposito qua sotto la nostra postazione. Andrà a battere la rimessa laterale di Cecco, profondo di Cecco, Saber, Bettoni di testa, porta avanti palla il numero 3 a Adiansi, poi Esposito. Per fortuna si è abbassato un po' il vento. Grande azione qui di Adiansi, occhio perché prende la riga di fondo il difensore del Mappello, appoggia indietro per Esposito, palla di ritorno ancora per Adiansi nel rigore, Adiansi calcia col sinistro, salvataggio quasi sulla riga di Sentinelli, di gran lunga la miglior palla gol nella partita in favore del Mappello Bonate al 31esimo minuto. Un grandissimo back offensivo da parte di Adiansi. Tenzino Bergamasco, che ha preso la riga di fondo con la punta sinistra, poi aveva indirizzato verso lo specchio della porta. È stato bravo Sentinelli in chiusura a spedire il pallone in calcio d'angolo. Tiro dalla bandierina numero 3 per il Mappello, già battuto. Traversone deviato e allontanato poi da Minincleri. Il primo a giungere sul pallone il numero 18 del Mappello, Verderio, che si appoggia indietro per Tenderini. Rinvio profondo di Tenderini, colpo di testa di Sentinelli, avanza Esposito, supera la riga mediana del campo abbastanza indisturbato il difensore, il mediano del Mappello, larga sulla sinistra per il numero 14 Spiranelli, va a sfidare uno contro uno di Cecco, traversone interessante per Recino, troppo profondo sul secondo palo, c'è l'errore di Galuppini che lascia lì la sfera per Maglio, che si coordina ma non trova lo specchio della porta. Si mettono le mani nei capelli giocatori del Mappello Bonate. Gioco che riprenderà quindi con una rimessa dal fondo in favore del Piacenza al 32esimo minuto di questo secondo tempo. Persiste il vantaggio del Piace, fermato Minincleri al 27esimo minuto del primo tempo. Nel frattempo, tra pochissimo, torneremo dal Breda di Sesto San Giovanni per prosesto per Goletese. Nel frattempo Marzeglia appoggia per Galuppini, pallone che viene recuperato da Crociati, pallone che finisce in fallo laterale. Ecco che siamo di nuovo in collegamento dal Breda con Mattia Riva per prosesto per Goletese. Qui persiste l'1-0 del Piacenza. Lì da voi com'è? Parte della Pergo che non sa particolarmente legittimare la parte qua del possesso palla, un gioco ma ha avuto queste luci a marte, una
taglia dei 20 metri, ha stoppato due palloni, si è alzato, ha scagliato una bomba col destro, una risoluzione, una rincaccia l'arma, una parata scavazzante, un po' di fotografi, ma sicuramente efficace. Perfetto Mattia, ormai mancano 12 minuti qui alla fine della partita più recupero, non so da voi il cronometro cosa dica, ci aggiorneremo comunque più tardi per vedere se ci sarà la reazione della pergolettese. Perfetto, ci risentiamo più tardi Mattia. Nel frattempo è venuto a salutarci in postazione il presidente del Mapello Bonate, che ora però deve difendersi da questo attacco di Matteassi. Accelera Matteassi che viene chiuso in tackle. Vediamo se Guardalini assegna rimessa o calcio d'angolo. La nostra posizione non è certamente facile indicarvelo. È rimessa laterale perché va di cieco a prendere posto sull'auto di destra offensivo della formazione emiliana quando mancano 10 minuti alla fine di questa partita. Di cieco. Galuppini, tocco di ritorno per Di cieco. Altra rimessa laterale in favore del Piace che ha ancora a disposizione due cambi, continuano a fare stretching Franchi, Gherardi, occhio Saber, liberissimo, zona tiro Saber, appoggio per Matteassi, Matteassi per chiudere il conto, calcia col destro, pallone che finisce alto, nel frattempo terzo gol dell'Lecco contro l'Inveruno, allunga nella classifica capocannoniere Carlos Clay Franza, 3-0 dell'Lecco sull'Inveruno. Ringraziamo per questi aggiornamenti. Nel frattempo rinvio dal fondo, colpo di testa da parte del numero 14 del Mapello Gabellini, scusate Spiranelli che si va a guadagnare la rimessa laterale. Recino alza la testa al numero 9, prova a pescare il movimento sulla destra del numero 18 Verdero che però non riesce a mettere giù il pallone, insiste però Verdero in questa fase di pressing, c'è fallo, calcio in punizione in favore del Piacenza, in una delle gare più corrette di questa stagione, nessuno ammonito. Mapello Bonate che ha nei diffidati Bettoni, Ferrari, Gabelloni, Pesce e Verdero e Piacenza, diffidati sono Franchi e Matteassi. Rinvio in questo momento di Boccanera. Marzeglia mette su palla il numero 9, grande palla in verticale per Matteassi, tutto solo Matteassi, ci allarga un po' troppo, non può calciare, vediamo cosa si inventa il capitano attraverso il suo secondo palo per il colpo di testa di Galuppini che deve al pallone di testa però alla destra proprio di Tenderini. Altra opportunità per chiudere definitivamente la partita sprecata dal Piace. 36 sul cronometro, si fa sempre più incessante la spinta dei tifosi del Piacenza che vorrebbero sfondare le recinzioni poste dietro di noi, invadere il campo e festeggiare con la squadra questa strameritatissima promozione. Speriamo che la situazione non degeneri con il passare dei minuti. Nel frattempo Recino avanza il numero 9, strattonato alle spalle da Togordo, fallo ed eccolo il primo giallo nella partita, se l'è guadagnato qui Anthony Togordo. Si lamenta un po' effettivamente in questa gara di massimo fair play, sembrava che l'arbitro la volesse portare in fondo senza estrarre cartellini gialli, qui però ha segnalato questo fallo tattico da parte di Togordo alle spalle di Recino, quindi c'è un calcio in punizione intorno ai 40 metri in favore del Mapello Bonato, un'opportunità interessante per mettere in mezzo un pallone all'interno dell'area di rigore. Seguiamo in diretta questa opportunità, poi andremo con altri aggiornamenti degli altri campi, non ci sono novità in eccellenza nel frattempo. Tocco per Espolito, pensa di calciare dai 40 metri, soluzione assolutamente impensabile, che viene respinta dalla difesa del Piacenza, rimessa laterale per il Mapello. Gol del Legnano nel derby contro il Saronno, Asà, ancora una volta in rete l'egiziano, 2-1 per il Legnano, questa sfida molto sentita. Ma questo risultato interessa poco al Varese che sta battendo 2-0 l'Accademia Calcio Vittuoni con le reti di Marrazzo e Viscomi, quindi festeggerà tra circa 10 minuti la strameritata promozione in Serie D. Serie D invece che sta per abbandonare Piacenza, ormai il tempo passa, è sempre più vicina la festa biancorossa, anche in caso di pareggio nel Mapello Bonate la squadra di Franzini potrà raccogliere il bagno di folla dei propri sostenitori. Il Mapello però ha bisogno di punti e cerca di portare a casa almeno un pareggio in questo finale di partita. Si alza la bandierina qui del signor Fais, che segnala la posizione di fuorigioco da parte del numero 14 Gabellini. Non troppo lontano da qua, a Ponte San Pietro, Pontisola 1, Monza 0 con il gol di Ruggeri, quindi non sarebbe un grandissimo ritorno sulla panchina brianzola per il nostro amico e tecnico Alessio Del Piano. Sempre vince il Sondo 2-1 sullo Ginatese,
1-1 adesso tra Grumellese e Virtus Bergamo, e 0-0 tra Fiorenzuola, Cili, Verga e Mazzagola. La notizia negativa per il Mapello è che praticamente tutte in coda stanno facendo punti, ed è per questo che la formazione di Roberto Croti, ex attaccante tra le altre anche dell'Atalanta in Serie A, deve assolutamente cercare di fare qualcosina in più in questo finale di partita. Piacenza che invece gestisce il possesso di palla con un traversone che viene allontanato. Recino allora per il Mapello nel cerchio centrale del campo, pallone all'indietro per Crociati, numero 2 viene pressato da Galuppini, cambio di campo molto intelligente con il piede sinistro, può ripartire allora l'azione del Mapello portata avanti proprio da Bettoni. Ripetiamo ancora una volta, però, una gara molto gagliardosa, quella della formazione del Mapello. Qui c'è un errore incredibile del Mapello che perde palla con Bettoni che sbaglia l'apertura sulla sinistra per il liberissimo Crociati. La seconda miglior difesa del peggior difesa del campionato, ha concesso solamente un gol al Piacenza. Si è difesa con grande ordine, hanno giocato bene sia Bergamini che Bettoni. Sta mancando però nella fase offensiva la formazione orobica. Tanto rigore del Torino in Serie A, 2-1 della Juventus nel derby. Ricordiamo le squadre lombarde impegnate nel campionato di Serie A. L'Inter ha pareggiato 1-1 ieri sera all'Olimpico contro la Roma. L'Atalanta è tornata a vincere a mezzogiorno contro il Bologna per 2-0, mentre il Milan sarà impegnato questa sera contro la Lazio a San Siro nel posticipo. Calcio di punizione in favore del Mapello già battuto, 3-1 intanto dell'Inver 1 con il gol di Morau che accorcia le distanze. Spiranelli alza la testa numero 14, traversone che viene deviato, pallone portato avanti da Galuppini. Attenzione alla ripartenza dall'attaccante bresciano, situazione di 3 contro 3. Galuppini, Marzeglia è liberissimo dalla parte opposta del campo. Minincleri, pallone di ritorno per Galuppini, si libera un avversario. Nel frattempo è pronta la seconda sostituzione nel file del Piace. Pallone sventagliato da Galuppini in direzione di Matteassi, vediamo se il capitano riesce a tenere in campo il pallone, ce la fa. Poi duello con Bergamini e Matteassi si fa guadagnare la rimessa laterale. Allora ecco la seconda sostituzione nelle file del Piacenza, esce dal campo Adriano Marzeglia. Il bomber ospite non è riuscito a timbrare il cartellino dopo 7 realizzazioni nelle ultime 9 trasferte. Esce il gigantesco bomber 193 cm, ha sferrato il gol con un colpo di testa che si è stampato sul palo all'inizio del secondo tempo. Vedremo chi farà il suo ingresso in campo per questo finale di partita. Standing ovation naturalmente per Marzeglia che con i suoi 19 gol in 32 presenze è stato uno degli artefici della grande cavalcata del Piacenza. Ricambia gli applausi dei propri tifosi salutandoli. Dovrebbe essere proprio Porcino a fare il suo rientro in campo dopo tanto tempo. Nel frattempo gioco che ritarda a riprendere, è stato fatto entrare proprio Porcino, sì, con la maglia numero 16, Gaetano Porcino. Tanto il Mapello prova a prendere un po' di coraggio con un'avanzata di Spiranelli sulla corsia mancina, stringe centralmente poi Spiranelli, grande azione, poi apre con l'esterno destro, un'idea molto interessante, è stato ancora una volta però bravissimo in copertura Colombini. Insiste il Mapello che cerca il forcing finale in questi ultimi 3 minuti. Esposito alza la testa al numero 10, all'indietro per Piccinini. Chissà se in questo clima di grande festa il Mapello riuscirà a trovare un gol del pareggio che sarebbe preziosissimo. Attacca per via centrale il Mapello, siamo in area di rigore, pallone che viene appoggiato poi per Spiranelli che non riesce a calciare. Poi Piccinini scodella il pallone in area di rigore, Sentinelli all'indietro alleggerisce con un colpo di testa in direzione di Boccanera. L'impressione è che il Piacenza abbia abbassato di gran lunga il ritmo della propria partita, stia concedendo qualcosina in più al Mapello Bonate. Piacenza che però l'abbiamo detto in questa stagione veramente non ha fatto complimenti a nessuno, ha vinto tutte le partite che ha potuto vincere. Colpo di testa è andato per Niccolò Esposito, buona giocata del numero 10, avanza con Esposito, tocco in direzione di un compagno, poi Verderio scaraventato via il pallone da Saber. Galuppini avanza, Galuppini porta avanti palla il numero 19, prova a spostarsi la palla sul suo piede mancino, non ce la fa, pallone che viene raccolto in qualche modo. Nel frattempo passa addirittura un drone qui sopra la nostra testa, andrà ad immortalare in ogni modo possibile e immaginabile questa super festa del Piacenza. Galuppini cerca il dribbling, tocca in direzione per Minincleri, zona tiro per Minincleri, preferisce allargare sulla sinistra per Porcino,
Tocco indietro per Togordù, quasi torna a tiro per Togordù, appoggia per Di Cecco, poi Minicleri. Pallone giocato in questo momento da Galuppini, nella rigore, calcio costruito Galuppini, miracolo di Tenderini che chiude la porta, spera che viene poi allontanata in qualche modo dalla difesa del Mappello Bonate. 1:30 alla fine, direi che è il caso di andare a fare un ultimo aggiornamento tra poco dal Bede San Giovanni, perché tra poco qui scopperà la super festa del Piacenza con un tiraccio intanto di Recino che si perde sul fondo, pallone che finisce in fallo di fondo, rimessa al fondo che è pronta a battere Boccanera. Ci stiamo mettendo in collegamento, amici di Prosesto e Pergoletese, per l'ultimo aggiornamento dal Breda per questo finale di partita. Qua siamo 44-10 sul cronometro, il rinvio di Boccanera. Mattia, eccoci in diretta. Vai, vai pure Mattia. C'è stata un'occasione clamorosa di Conti che praticamente davanti a portiere ha voluto cercare tutti i costi da potenza, forse la precisione era pochissimi metri, bastava che la portasse dentro, invece ha malamente fuori di sinistro il gol. Ormai siamo, stiamo andando verso la fine, la Pergoletese avrebbe meritato almeno un gol perché ha avuto 4 occasioni limite, non è arrivato il gol e la Prosesto sta portando a casa questa vittoria molto molto importante in ottica primo. Ecco qua, qua Mattia siamo al 45esimo minuto, adesso non sappiamo ancora quale sarà il numero di recupero, ma sono 4, quindi avremo ancora 4 minuti di riposo, perché poi penso che accadrà di tutto qui alle nostre spalle, i tifosi del Piacenza sono letteralmente scatenati, ti direi di aggiornarmi via messaggio sul risultato finale di Pergoletese e Prosesto, perché difficilmente riuscirò a ricollegarmi nuovamente. Naturalmente in caso di gol comunque avvisaci, perché il Pergoletese ha ancora qualche minuto per sperare nel miracolo. Ringraziamo il nostro amico Mattia Riva e il suo amico Ivan Pirovano per il suo contributo in diretta dal Breda di Sesto San Giovanni per il racconto di Prosesto Pergoletese. Ormai qui siamo nel finale di partita di questo Mappello Bonate Calcio Piacenza 0-1. Sinistro di Minicleri che non trova la porta. Minicleri che è proprio l'uomo che sta decidendo questa sfida e che sta riportando il Piacenza nel calcio professionistico italiano a distanza di 4 anni. Andiamo ormai già con i contributi finali, perché temo che l'invasione di campo poi non ci farà proseguire il collegamento nella maniera più corretta, ma l'appello ancora ci crede, ha bisogno di punti per la zona salvezza, ci prova con Recino, calaga sulla destra per Verdero, tocco di toro per Recino, zona tiro per Recino che calcia col sinistro, pallone che viene rimpallato e allontanato dalla difesa del Piacenza, recuperato però ancora una volta dal numero 14 Spiranelli, va per via centrale Spiranelli, attraverso il secondo palo, colpo di testa di Adiansi, pericolosissimo, che viene raccolto senza troppi problemi da Boccanera. Era tra l'altro fuori gioco, quindi calcio di punizione che verrà battuto tra pochissimo dall'estremo difensore del Piacenza. Boccanera sul punto di battuta, sono anche poliziotti qui che stanno praticamente parlando per descrivere quello che sta accadendo per questo finale di partita che ci prendiamo ormai vicinissimo alla fine. Pronto alla rimessa laterale il Piacenza, 2 minuti alla fine di questa partita. Pian pianino stiamo in qualche modo sloggiando, come si suol dire, perché a breve ci sarà l'invasione di campo dei tifosi del Piacenza che festeggeranno questa matematica promozione. Piacenza con questa vittoria raggiungerebbe quota 85 punti, 27esima vittoria in campionato, un cammino di marcia davvero semplicemente straordinario per un Piacenza che ha letteralmente dominato questo campionato fin dalle prime battute. Concludiamo addirittura in piedi la nostra diretta, 80 secondi, poco più alla fine di questa partita. Fallo fiscato dall'arbitro, fisca l'arbitro, calcio di punizione che è pronto a battere il portiere. Ci stiamo veramente spostando dalla zona calda in questo momento. Contropiede del Mappello, poi ha detto Berrecino che calcia col destro il pareggio del Mappello.
Monate con Giorgio Recino, 11 gol in campionato, torna a segnare in casa un gol pesantissimo che serve soprattutto agli orobici in chiave salvezza, meno al Piacenza che tanto festeggerà comunque la matematica promozione. Sono praticamente qua a festeggiare sotto i nostri occhi. Ecco, adesso siamo anche live su Facebook, i giocatori del Mappello Bonate che stanno festeggiando il gol di Recino, arrivato veramente a 30 secondi dal 49esimo minuto, ma ormai qua ci aspetta solo il fischio finale dell'arbitro per la festa promozione del Piacenza. Il gol di Recino, 1-1 col Piacenza che interrompe la sua striscia di vittorie consecutive, ma questo poco importa. Recino va a prendersi comunque il giusto applauso del suo pubblico, ha giocato una gara di grande coraggio nonostante sia stato marcato assiduamente da Silva, Sentinelli, giocatori difensori più forti di questo campionato. Ecco i tifosi del Piacenza, ve li sto inquadrando in diretta su Facebook, pronti alla grandissima festa. Noi amici di Radio Calcio Lombardia vi stiamo raccontando questo finale di partita in piedi, una radio cronaca davvero speciale. Pochi secondi ed eccolo il triplice fischio dell'arbitro, il Piacenza è matematicamente promosso in Serie D, in Lega Pro. Abbandona il campionato di Serie D al termine di una cavalcata semplicemente straordinaria, batte il record anche del Gubbio, guadagna la promozione con tantissime giornate d'anticipo, una cavalcata trionfale, un successo strameritato dalla squadra di Fanzini. Ecco che c'è una invasione di campo, speriamo che sia pacifica, dei tantissimi tifosi del Piacenza giunti questo pomeriggio qua a Mappello Bonate. Ve li stiamo inquadrando anche in diretta su Facebook, vi ricordiamo che potete riascoltare la diretta integrale della nostra partita su www.spreaker.com/radiocalciolombardia anche nei prossimi giorni, anche su Twitter RC Lombardia, mentre sulla nostra pagina Facebook potete trovare questo video che vi sto documentando in diretta della grande festa dei tifosi del Piacenza, oltre che anche le foto, le sintesi, tutto quello che troverete nei prossimi giorni. Tutto nella tranquillità comunque, grande festa, pacata, dei tantissimi, 1000 tifosi del Piacenza giunti questo pomeriggio dall'Emilia. Torniamo un po' alla partita, gara che si è chiusa sul risultato di 1-1 con i gol di Mininkleri al 27esimo minuto e poi il pareggio firmato da Recino al 93esimo minuto, col Piacenza ormai distratto, col Piacenza ormai con la testa, con la festa, che ci sarà poi più tardi in Piazza Cavalli, una grande giornata di festa che vi abbiamo raccontato in diretta su Radio Calcio Lombardia. Ecco che proprio in questo momento ci arriva la notizia del risultato finale, il 2-0 con cui la Pro Sesto ha battuto la Pergolettese, l'abbiamo raccontato in diretta grazie a Mattia Riva, passa qua di fronte a noi Recino, complimenti per il grandissimo gol, un punto preziosissimo per il Mappello, finisce quindi con una festa completa sia per i tifosi e giocatori di Mappello Monate, soprattutto per quelli del Piacenza. Si sta formando in mezzo al campo una grandissima festa. Noi vi lasciamo così, amici di Radio Calcio Lombardia. È 1-1 allora tra Mappello Monate e Piacenza. Torneremo presto sulle frequenze di Radio Calcio Lombardia per raccontarvi il meglio del calcio nel territorio lombardo. Un saluto e ringraziamento anche a Mattia Riva e Ivan Pirovano che erano in collegamento dal Bresa Sesto San Giovanni. È davvero tutto da Manuel Favia. A presto!